Appuntamento della rassegna Salerno cosa ci resta. Sono 5 mesi che siamo qui, ospiti dell'Archivio di Stato, che diciamo è tra virgolette lo sponsor tecnico di questa manifestazione. Abbiamo anche il rappresentante qui che porterà i saluti del direttore che è assente e darà l'inizio di fatto a quest'ultimo appuntamento che riguarda la stampa e la propaganda. Buongiorno, sono la dottoressa Volpe, vice direttrice dell'Archivio di Stato di Salerno. Io vi porgo i saluti del direttore che è assente per motivi familiari e vi auguro a tutto buon lavoro e buon proseguimento. Arrivederci, buona giornata. Grazie mille. Allora, iniziamo, come dicevo in precedenza, questo è di fatto il 7° appuntamento di questa rassegna che abbiamo organizzato insieme a Italia Nostra, al Forum della Cultura e a Federico Marra, che è diciamo, un rappresentante della sinistra italiana. In questi 7 incontri abbiamo affrontato un po' tutte le tematiche, abbiamo cercato, come si dice, di parlare di cultura, di filosofia, di ambiente, di economia, di politica, legalità e oggi di giornalismo, per capire dopo questi 20 anni, 25 anni di sistema politico abbastanza bloccato da un unico tipo di controllo, in questa città si siano create le condizioni per costruire qualche cosa di alternativo. E devo dire la verità, negli incontri precedenti abbiamo affrontato alcuni aspetti significativi, per esempio sul porto, abbiamo parlato del porto, abbiamo visto come questa città è molto condizionata nella sua economia da quello che è il destino e il futuro del porto. Abbiamo visto come la legalità in questa città ha dei grossi limiti a venire fuori, abbiamo visto come diciamo, la magistratura ha dei grandi problemi ad affrontare determinate tematiche in maniera efficace. Insomma, abbiamo dato un quadro generale e oggi cerchiamo di affrontare il problema della propaganda e della stampa. Sono nostri ospiti il direttore, l'ex direttore della città, Enzo D'Antona, che ringrazio per essere venuto dal nord, dall'interno del nord, fin qui giunte proprio, in questi tempi sempre come dice, è un periodo, un passaggio particolare. Ringrazio Clemi Di Maio, che è segretario del sindacato dei giornalisti, oltre a essere una grande collega e un ex giornalista del quotidiano La Città, quotidiano che oggi vive in una condizione di semiclandestinità di fatto. Una giornalista dell'ex quotidiano. Abbiamo l'ottimo Gabriele Boiano, che è inutile, non merita presentazione, non peraltro perché diciamo, la fama lo precede, è una delle persone e dei giornalisti che maggiormente è stato attento sempre, anche nei periodi di massima difficoltà per la stampa in questa città, all'importanza del dare le notizie. Abbiamo Andrea Pellegrino, che tutti i giorni si scontra con questa realtà di informazione difficile, e abbiamo Gaetano Matruda, che rappresenta diciamo, un mondo dell'informazione più legato alle istituzioni, avendo avuto un'esperienza insieme al governatore all'ex governatore della Campania, Caldoro, che ci può parlare in maniera un po' più specifica proprio del rapporto tra stampa e propaganda. E poi ci sono io che sono Mimmo Flore, molti di voi li conosceranno, che sono qui in rappresentanza per conto di Figli delle Chiancarelle. Figli delle Chiancarelle che dal 2011 di fatto si sono abbastanza sostituiti a quella assenza di controinformazione che ha caratterizzato molto questa città. La stampa, quando noi abbiamo iniziato nel 2011, un po' per gioco, un po' per scherzo, abbiamo trovato una situazione dell'informazione abbastanza drammatica. Diciamo che la stampa in questi anni, almeno questa è la sensazione che abbiamo avuto noi, che considerate abbiamo sotto controllo H24 la città, il gruppo operativo tutti i giorni H24, per cui ha un quadro, una situazione ben precisa. E la sensazione che noi abbiamo avuto fin dal primo momento è che questa è una città dove la stampa ha una funzione ancellare, cioè la stampa ha perso quella che è un po' la caratteristica sua del DNA, cioè di essere un faro puntato, di essere un cane che abbaia, di essere qualcuno che pone all'indice determinate situazioni e considera l'opinione pubblica importante e la cultura dell'opinione pubblica la considera in maniera positiva. Purtroppo invece in questa città per diversi anni si è portata avanti una narrazione, la narrazione dell'ex sindaco, e gran parte della stampa, oltre che portare avanti questa narrazione, purtroppo non ha fatto.
Per cui è capitato spesso e volentieri che alcune notizie hanno avuto proprio problemi a uscire, a venire fuori, cioè è stato quasi una faticata tirare fuori determinate notizie. Altre notizie, anche quando erano scomode, sono state sempre cominciate ammantate, rivestite o comunque edulcorate da quelle che potevano essere gli impatti, le portate fondamentali della notizia in quanto tale, e si è creato questo racconto per cui, voglio dire, attraverso la visione di questo programma televisivo che si fa il venerdì, dove c'è una persona che parla e purtroppo un giornalista che non fa le domande ma fa degli assist, per diversi anni la trasmissione del venerdì di Vincenzo De Luca è stata, come dice, il faro dell'informazione salernitana. Per cui lui parlava da là, i giornalisti riportavano e per tutta la settimana si ripeteva, diciamo, questo cliché. E mai che si andasse un po' più in là, mai che si provasse a chiedere a Vincenzo De Luca o ai responsabili dei vari servizi, dei vari procedimenti, qualcosa di più che non fosse la pura propaganda, ma è di entrare un po' più dentro la notizia. Voglio raccontare un paio di aneddoti, ne parlavo qualche sera fa con Luciana Libero, che è uno degli organizzatori di questo evento. Voglio raccontare un paio di aneddoti perché servono per inquadrare un attimino e poi passo subito la parola ai protagonisti. Un aneddoto che risale al 2011, pieno logo di Vignelli, molti di voi sapranno di che cosa sto parlando, quando fu presentato alla città questo nuovo brand, questa nuova immagine, questa S che avrebbe dovuto sostituire, tra virgolette, l'Ippocratica Civitas, il logo ufficiale di San Matteo con la scritta storica, per diventare, diciamo, un elemento di marketing e compagnia cantando. Insomma, praticamente questo logo alle casse comunali è costato 200.000 euro. Ok, questa cosa qua però nelle varie conferenze stampa di presentazione da parte del sindaco non è mai venuto fuori, nel senso, i giornalisti sono andati, hanno ripreso la notizia, hanno ripreso le cose, però mai nessuno ha parlato del fatto che fosse costato 200.000 euro. Il giovane consigliere comunale di allora, Raffaele Adinoffi, che oggi non è più consigliere comunale, scartabellando tra le carte, riuscì a recuperare questa delibera di 200.000 euro. Quindi cominciò ad andare a parlare con i giornalisti e dicevano: guardate che questo logo costava 200.000 euro. E rimase sconvolto quello che mi ha raccontato poi del fatto che i giornalisti non gli credevano. Non gli credevano, cioè, De Luca aveva detto che non era vero che il logo costava 200.000 euro, che era una palla, una pippa, no? Con quel suo logo molto arrogante, molto, come dice, volgare, spesso di corsi, per cui per tutti i giornalisti che erano presenti, questo povero pazzo che sembrava una specie di indemoniato, che diceva: no, guardate, ma costa 200.000 euro, c'è la delibera, no, no, ma no, De Luca ha detto, per cui per alcuni giorni non uscì fuori. Parlando con Raffaele, disse: Raffaele, fai una cosa, la prossima volta che fai una conferenza stampa, portati la delibera, così prendi, gliela fai vedere e fare capire alle persone che non ti stai inventando niente. E da lì poi Raffaele Adinoffi girava per la città, anche oltre in questo caso Bicino, sempre con le delibere appresso, in modo tale che quando faceva un intervento, una conferenza stampa, riusciva a convincere finalmente i giornalisti che andavano ad ascoltare le sue conferenze stampa, che stesse dicendo la verità, che fosse un dato di fatto. Ecco, questo aneddoto è emblematico di un modo che è andato avanti per tanti anni, cioè la parola del sindaco, dell'allora sindaco Vincenzo De Luca, attuale governatore, era molto più potente anche delle carte, molto più potente anche di quello che era scritto nelle carte. Possiamo raccontare un altro aneddoto, quello della bomba del crollo di Piazza della Libertà, che si è andato avanti per 3 mesi a sostenere una follia, cioè che la piazza fosse crollata per una bomba del 1945 che avrebbe la potenza di un petardino. Quando è stata esplosa e anche gli uccelli sono scappati via, per fare capire, cioè, la portata. Eppure per 3 mesi si è andato avanti a raccontare questa storia, la bomba, la bomba, la bomba. Naturalmente se ne potrebbero fare molti altri, io mi fermo qua, inizio un dibattito con un paio di giri, spero di riuscire a fare, perché essendo tutti colleghi abbiamo tutti quanti il dono della sintesi, per cui saremo in grado di esprimere i nostri pensieri e casomai anche di fare un secondo giro. Per cui mi fermo qua e lascio la parola a Enzo D'Antona, ex direttore della città, che ci racconterà un attimino quella che è stata anche la sua esperienza diretta come direttore della città in un periodo difficile, perché quelli erano gli anni del deluchismo rampante, tra virgolette, del deluchismo quello bello aggressivo, forte. Mi ricordo, se non sbaglio, una volta disse De Luca che bisognava andare con i carri armati dentro le redazioni dei giornali, quando quelle poche volte uscivano che non mi dava fastidio,
bisognerà fare una campagna di assalto con i carri armati all'interno delle redazioni delle leggi dei giornali. Io ricordo se tu eri già, eri ancora direttore o sei diventato dopo, però per dire il concetto che lui ha sempre avuto della stampa, ha sempre avuto un concetto pessimo. Intanto grazie, buongiorno a tutti. Devo fare una premessa, devo dichiarare tutta la mia parzialità per la città di Salerno, per i colleghi che sono qui, perché, permettetemi di dire una cosa molto personale, io penso di essere un giornalista, ho girato un po' in Italia, ho fatto tante cose, ho conosciuto l'ora di Palermo, e poi sono stato al Mondo per 10 anni, a Milano, poi a Repubblica per altri quasi 20 anni. E devo dire che per me è stata la cosa più bella della mia vita, questo anno, 4 mesi passato, mi commuovo un po' perché effettivamente ho trovato una relazione splendida e abbiamo fatto grandi cose, penso, dal punto di vista giornalistico. Io sono arrivato qua in qualche modo come direttore fregandomene di De Luca, cioè io avevo una conoscenza molto superficiale di De Luca, più che altro, come tutti sapete, all'esterno, nel circo mediatico televisivo, De Luca è una macchietta, cioè non è di De Luca non sa nessuno niente in Italia, cioè di De Luca si sa solo che no, la sua maniera di parlare, di intervenire in televisione, che adesso vedremo tecnicamente, vedremo che cos'è. Quindi io non ho mai, ho ancora delle querele in corso, ma io non ho mai avuto niente contro De Luca. L'unica cosa che avevo era rivendicare l'indipendenza del giornale, l'indipendenza, l'autoreferenzialità, che è un punto importante per tutti i giornali. Il giornale bisogna che sia autoreferente, cioè che risponda solo a se stesso. E se De Luca si arrabbiava, pazienza, cioè non, come sempre accade, come accade a Repubblica, una volta si arrabbia questo, una volta si arrabbia quell'altro. In genere, quando qualche politico mi ha telefonato, la mia reazione è stata sempre quella di dire, è una lezione che ho imparato da zio Mauro, di dire guarda che io al primo convegno in cui vado racconto pubblicamente quello che tu mi stai dicendo. No, perché i tentativi di mediazione, la voglia di condizionare c'è sempre. Quello che abbiamo fatto in quell'anno a Salerno è stato proprio questo, c'è stato quello di rivendicare la nostra indipendenza. Tra l'altro Salerno era una città fortunata, perché ovviamente la stampa locale è soggetta sempre a condizionamenti dei poteri locali. La fortuna di Salerno stava nel fatto che la città era un giornale che non rispondeva a, non aveva una proprietà locale, perché come sapete certo un giornale deve comunque rispettare il proprio editore, è previsto persino dal contratto, no? Il contratto dice che il giornalista non può andare contro gli interessi del proprio editore, quindi sta tutto lì. La città era in quel momento, ed era da 20 anni, del gruppo L'Espresso, e quindi Salerno era fortunata perché aveva un giornale che non prendeva ordini, non aveva un editore, cioè io in un anno e 4 mesi l'unica cosa che ho ricevuto, l'unico contatto che ho avuto con l'editore, che ovviamente conoscevo bene, con l'ingegner De Benedetti, è stata una mail di complimenti che mi ha mandato e che io ho subito girato a tutta la redazione. Di complimenti perché il giornale andava bene, avevamo messo a segno un segno più che di questi tempi, è una cosa inimmaginabile nel giornale. Purtroppo, che cosa sta accadendo in generale? Salerno, questa è stata una prepista, sta accadendo che ci sono in atto processi di disintermediazione nei giornali, per cui a poco diciamo il giornalista viene considerato quasi una figura inutile, cioè le notizie girano,
E quindi a che serve il giornalista se c'è tutto sul web? Se... Questo si porta dietro la voglia del rapporto diretto tra il potente e il pubblico. Ecco cosa ha fatto De Luca. De Luca ogni settimana parlava ex cattedra, diciamo, e come giustamente dicevi tu, non c'era l'interlocutore, il giornalista, che invece è necessario, perché il giornalista deve fare le domande. È quello che in questi giorni sta facendo Salvini, no? Salvini che fa? Salvini fa i suoi post, adesso ha lanciato la nuova iniziativa Vinci Salvini, no? Vinci Salvini, che è un'iniziativa abbastanza complessa, non è una cosa semplice. Cioè Vinci Salvini significa che tu ti iscrivi, quindi dai il tuo profilo, dai la tua età, ti iscrivi e diventi come si sembra a catalogare i simpatizzanti, e poi vinci una telefonata con Salvini, oppure addirittura una volta alla settimana un caffè con Salvini, che incontri Salvini. E questa è una forma di comunicazione che serve a bypassare qualunque tipo di mediazione del giornalista, che è quello che fondamentalmente cerca di dare una risposta al perché di un avvenimento, e quindi diciamo serve anche poi a catalogare i simpatizzanti, così come avviene sul web, a catalogare i simpatizzanti e acquisire questi profili, il cui valore commerciale è di 5 euro a profilo. È un po' quello che accade, no? Sul web tu per partecipare, per accedere alle varie community, devi comunicare tutti i tuoi dati dal tuo profilo, sesso, età e gusti, perché i gusti poi si individuano da quello che tu metti sul tuo profilo Facebook, e gli algoritmi poi. Sì, esatto, gli algoritmi. Ecco, quella cosa lì, diciamo che quando l'informazione è fatta in questo modo ed è gratis, il prodotto siete voi. Cioè voi diventate il prodotto, perché valete, vale il vostro profilo, quindi ecco, il punto della disintermediazione è molto importante, perché è quello che rischia di distruggerci. Parlo a un pubblico, penso, formato in gran parte da giornalisti. È un po' quello che sta avvenendo con Uber per i tassisti, oppure con Airbnb. Cioè chiunque si iscrive, chiunque può fare il tassista, chiunque può fare l'affittacamere, questo fa scomparire intere categorie che magari hanno una qualifica, no? O comunque hanno costruito una propria vita professionale come i tassisti, devono fare un esame, devono... E lo stesso sta avvenendo nel giornalismo. Questo cosa ha prodotto? Ha prodotto che negli ultimi 5 anni si è dimezzato il numero delle copie, del monte copie dei giornali venduti. B, mi pare che abbiamo perso circa 5.000 posti di lavoro, sempre in questi ultimi anni, 5.000 posti di lavoro per tutti. Ovviamente non possiamo pensare che la libertà di stampa sia che uno arriva in un giornale, scrive tutto quello che vuole, e cioè un giornale risponde pur sempre a logiche di impresa. Quindi io sono contento se i giornali fanno profitti, cioè un gruppo editoriale deve fare dei profitti, deve essere inutile, perché se non è inutile, se non fa utili, significa che l'utile per l'editore viene da un'altra cosa, cioè significa che l'editore fa quel giornale in perdita. E da dove li recupera questi soldi? Li recupera da altro, cioè dal potere di pressione che può esercitare attraverso il giornale. Quindi diciamo, è ovvio che un editore deve avere i profitti ogni anno. E se questi profitti non ci sono, si corrono parecchi rischi, anche per la democrazia. Perché è chiaro che meno giornalisti ci sono, più si accede all'informazione attraverso il web, e più è a rischio la democrazia, proprio perché manca il giornalista che ci spiega le cose. È chiaro che
noi dal web abbiamo tutta una gamma di informazioni, anzi a volte troppe, nel senso che, come dice il mio amico Marino Niola, che è un collaboratore di Repubblica, spesso la realtà ci sfugge per eccesso di informazioni. Cioè accade una cosa sulla piazza del Cairo e noi sappiamo in 10 minuti il pizzaiolo che passa di là ci manda il filmato e sappiamo tutto, però abbiamo talmente tanti dettagli e talmente tante cose secondarie che ci sfugge proprio la realtà del perché sta accadendo quella cosa. Cioè sappiamo delle notizie a metà, come quelle che si trovano appunto navigando sul web senza accedere all'informazione ad hoc. Ecco, quindi direi che i colleghi della città, quello che è accaduto alla città è quasi una prova generale di quello che può accadere in tutti i giornali italiani, perché gli editori sono disperati alla ricerca di utili, adesso stanno facendo tutte le community, sempre perché, perché sperano di avere trarre poi un beneficio economico dalla vendita dei profili o dall'uso, diciamo non dalla vendita perché non si possono vendere più, dall'uso dei profili. E in quell'anno, visto quale cosa posso dire dell'esperienza della città, posso dire che grazie a questa redazione di giornalisti dalla schiena dritta, che non avevano rapporti personali, questa è una cosa molto rara, non avevano interessi personali o non erano legati a nessun politico. Io ho trovato una redazione che, diciamo, con grande abnegazione, perché poi ovviamente gli orari di lavoro, con grande abnegazione ha comunque sposato una causa, che non era quella di fare il giornale marginale, di laterale, di fare il giornale di opposizione, perché noi non volevamo fare il manifesto, tanto di rispetto, diciamo, per qualunque tipo di giornale, rispetto pure alla verità, no, nessun problema, ma noi volevamo fare il giornale cittadino, cioè volevamo fare il giornale di tutti, che fosse appunto che facesse la narrazione più esatta possibile di quello che accadeva in città, la sua narrazione, senza pregiudizi, e quindi con la porta aperta a tutti, insomma era una specie di, per noi era una specie di utopia, diciamo, una cosa che una forma di buon giornalismo. Guardate, oggi c'è a Trieste, la città in cui poi ho fatto fino a 2 mesi fa il direttore del Piccolo, si apre a Trieste il Festival del Buon Giornalismo, a cui ho partecipato, lo ammetto, negli ultimi 3 anni, con le solite passerelle, le cose. Però io credo che oggi davvero valesse la pena di più di essere qui, perché ancora la battaglia dei ragazzi della città, secondo me, continua a prescindere da in quali mani è finito il giornale, no? Perché è una battaglia di affermazione, e lì invece c'erano oggi tutti i giornalisti in passerella, Bianchi, e poi c'è Mentana, e poi viene premiato questo, un anno viene premiato quell'altro, e noi in tutto questo bailamme di premi, di cos'è, ci stiamo facendo espropriare invece la nostra professione, stiamo assistendo impassibili al crollo dei nostri giornali. Ma insomma, io intanto concluderei qua, poi se c'è. No, facciamo un po'. Come cercavo di spiegare prima, proviamo a fare un paio di giri, anche perché essendo tra colleghi, avendo più o meno tutti quanti il dono della sintesi, penso che riusciremo a parlare. L'unica cosa è che adesso darò la parola a Andrea Pellegrino, quale chiede per motivi di lavoro, seguire una conferenza stampa da circa più o meno una ventina di minuti, per cui per non perdere la sua preziosa esperienza, anche perché Andrea e Crona, che devo dire la verità, sono giornali che hanno cercato, un giornale che ha cercato comunque a morsichi e bocconi, verrebbe da dire, comunque di scrivere quasi tutto quello che c'era da scrivere. Naturalmente non sempre, e anche visto, come diceva il direttore, la questione della forza economica per un giornale determinante, appunto, però che avendo un
notevoli problemi di natura economica, fa uno sforzo alcune volte anche enorme a pubblicare quello che tanti altri alcune volte non pubblicano. Per cui la testimonianza di Andrea, devo dire la verità, almeno io personalmente la considero una testimonianza importante, per cui lascio la parola ad Andrea e lo vorrei un attimo provocare, però prima sì. di lasciargli la parola, e chiedergli: Andrea, ma è possibile poter scrivere qualche cosa contro gli imprenditori, scusa, anzi non contro gli imprenditori, qualcosa che riguardi gli imprenditori di questa città, che non sia esclusivamente una marchetta alla bandiera blu? Allora, io già vado a brevi e sciolte e mi dovevo contenere perché per evitare il numero di aumentare il numero di querelle, lo so, tutto questo. Vengo da un giornale piccolo che ha difficoltà, Mimmo lo sa. Innanzitutto ringrazio Luciano, ringrazio Mimmo, mi scuso per la fretta, ma gli appuntamenti elettorali e il periodo è intenso. Solo stamattina c'è una concomitanza di incontri, compreso il Movimento 5 Stelle che già pensa alle elezioni del 2021. Non avendo fatto la lista del 2016, quella la cosa bella, diciamo. Ma c'è anche Provenza? Non ha fatto, al comunicato pare di sì. C'è un problema, c'è un, diciamo, dal sistema Salerno, c'è un caso Salerno che non riguarda soltanto, che riguarda soprattutto la politica, ma diciamo riguarda un condizionamento generale della città, che al di là della telefonata diretta di Vincenzo De Luca, che non c'è quasi mai, anzi probabilmente che danno il testimone, abbiamo avuto più telefonate affettuose di Caldoro che rispetto a De Luca, che non ci ha mai, diciamo, pensato. Quindi c'è una sorta di condizionamento, e lo stesso condizionamento lo voglio agganciare un attimo alla vicenda della città, che ha avuto il mio direttore editore pubblicando quel comunicato a favore della proprietà dell'azienda. E noi fortunatamente, insieme agli altri ragazzi della redazione, abbiamo preso le distanze pubblicamente, abbiamo informato subito Clemi, dando la nostra solidarietà e scusandoci per quanto accaduto. Però purtroppo c'è un editore e anche distributore del giornale, in qualsiasi momento può mettere a repentaglio la sopravvivenza di un quotidiano, e in qualsiasi è della democrazia, in qualsiasi momento basta una telefonata ad un piccolo quotidiano con la richiesta di un anticipo dei fondi per la distribuzione. Ed è capitato. L'anticipo della distribuzione è un'impresa privata. Mi chiede: per distribuire i giornali mi devi portare 15.000 euro entro tre giorni. Noi ne abbiamo vissute tanto, l'ultima l'abbiamo vissuta domenica, quando abbiamo pubblicato uno speciale allegato al quotidiano. Qualcuno, non so chi, ha telefonato ai carabinieri di Avellino denunciandoci per stampa clandestina, non accorgendosi che era un allegato al quotidiano. Ma sono tantissimi gli episodi. Mimmo è nel testimone: quando noi abbiamo pubblicato l'intercettazione di Piazza della Libertà, noi non dormivamo la notte perché avevamo sentore che si potessero bloccare da un momento all'altro le rotative. E il presidente dell'ordine è informato di tutte queste vicende, perché noi non abbiamo mai reso pubbliche, solo gli amici, chi ci è stato vicino, le conosce, anche perché qui il condizionamento ambientale al 100% della città è dovuto anche a un'assenza totale dell'opposizione. Se io pubblico una notizia, l'epurazione di Lorenzo, la mattina devo sperare che non mi rinchiudano in qualche casa di cura, fino a quando non si verifica realmente la notizia ed è certificata dall'autorità giudiziaria, noi veniamo additati come pazzi. Ma non tanto il problema non è che da parte di chi governa, anche da parte di chi dovrebbe fare l'opposizione, perché noi anche Mimmo ricorderà, perché Dani ricorderà, che quando abbiamo pubblicato
intercettazioni riguardo il dossier di Piazza della Libertà, diciamo i primi nostri nemici sono stati quelli del centrodestra, non tanto quelli della schiera, diciamo, dell'Ucchiano, perché là anche lì il gioco di correnti che è all'interno, diciamo, favorisce il gioco di qualcuno politicamente, favorisce il gioco dell'altro, tanto è vero che l'approvvigionamento di notizie avviene più da parte dell'Ucchiano che da parte di Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega e soprattutto Movimento 5 Stelle, dove, diciamo, c'è più che i parlamentari, c'è un gruppo di attivisti che più o meno compresa più o meno fa attività, ma quando è parlamentare completamente assente, come sono vedato assente parlamentare di Forza Italia, di Fratelli d'Italia, quasi scappano da Salerno, non vogliono proprio metterci mano, perché il venerdì, la trasmissione del venerdì, sì, non è solo è utile per la stampa, è utile per Crozza, ma la cosa preoccupante è che è detta l'agenda dell'amministrazione regionale. Di solito i consiglieri e soprattutto il sindaco è ben attento a vedere quanto dice Vincenzo De Luca, tant'è vero che alcune parole ce le troviamo uguali nei comunicati, ma soprattutto nel vertice di maggioranza. Quindi De Luca fa la trasmissione il venerdì, semmai c'è un vertice di maggioranza il sabato mattina e lui trasferisce il verbo ai consiglieri. E come avviene la stampa, questo tipo di condizionamento? Io che frequento il comune di Salerno ogni giorno, c'è anche al comune in maggioranza, quindi il consigliere semmai non fa qualcosa, non dice qualcosa per non suscitare le possibili ire di Vincenzo De Luca, e non so fino a quando sia vero. Porto l'esperienza che ho vissuto proprio qualche giorno fa qui, quando il gruppo dei CD ha messo uno striscione se il peggior sindaco d'Italia, De Magistris, ha pensato che, diciamo, l'ordine era stato dato a Vincenzo De Luca, invece era completamente qualcosa di autonomo da parte dei CD. Perché c'è anche un'altra illusione: il sistema dell'Ucchiano ha portato ai ragazzi l'illusione che si potesse vivere di politica, perché qui si può vivere di politica, perché ci sta un forte gruppo di persone che vive di politica con stipendi che noi semmai raggiungiamo tutto l'anno. Perché non parlo solo del comune di Salerno, se voi scorrete l'anno della regione Campania vi accorgerete quante persone di Salerno lavorano come all'interno dello staff. Se vedete gli albi delle società partecipate del comune di Salerno, vi accorgerete quante persone lavorano e hanno incarichi hanno incarichi pubblici. Quindi in una città dove il maggior datore di lavoro oltre il porto è il pubblico, anche l'indotto pubblicitario per il giornale, la sopravvivenza del giornale è dato dal pubblico o, diciamo, da quei imprenditori o da quei gruppi che sono vicini al pubblico e che non vogliono scontentare al pubblico. E questo è l'altro ulteriore danno che noi piccolissimi giornali viviamo, perché al di là di competere, diciamo, con giganti tra virgolette che hanno il monopolio rispetto alla distribuzione e quindi che potrebbero mettere a repentaglio la sopravvivenza del giornale, la sopravvivenza del giornale è data anche dai mancati introiti pubblicitari. Essendo un mercato privato molto compromesso, quello di Salerno, dove le industrie non ci sono più, zona industriale è svuotata, anzi abbiamo le pizzerie, la zona industriale semmai si tenta di costruire un'industria a Matiello, quindi c'è anche questa anomalia. E il mercato pubblicitario è nelle mani di poche persone, dei costruttori, degli imprenditori portuali e del comune, della provincia, che
in base ai fondi POC loro destinano comunque una parte ai giornali, quindi se tu hai un finanziamento pubblico una percentuale la devi destinare alla stampa. Ebbene, noi diciamo quando proprio ci concedono la grazia vanno proprio le briciole, briciole, perché naturalmente noi non è che siamo non abbiamo posizioni tenere nei confronti del comune, nei confronti della provincia o nei confronti di chiunque, anche del centrodestra, che danno il testimone quando è stato da bacchettare il centrodestra e il centrosinistra, noi l'abbiamo fatto alla stessa maniera. Gli altri giornali invece vivono, oltre le vendite, vivono attraverso la pubblicità. Basta scaricare le determine per accorgersi di quanto viene trasferito agli altri giornali, di quanti bandi di gara, piccolissimi bandi di gara vengono trasferiti ai giornali, e quei bandi di gara che vengono pagati a battute come i necrologi. Quindi al di là della pubblicità che è visibile, luce d'artista, teatro verde, che anche non è pubblicità legale. La pubblicità legale è la vera manna dal cielo, diciamo, per il giornale. Noi siamo stati quasi sempre esclusi. Mimmo ricorderà anche nelle intercettazioni le pagine acquistate per diciamo addolcire per addolcire qualche notizia legata alla riqualificazione delle violette di Santa Teresa, o i soldi che circolavano dal PD verso altre persone, altre forme, sempre per condizionare l'informazione. È in una città così piccolina, cioè media, ma dove si conoscono tutti, diciamo è difficile, sia perché si viene avvicinato quotidianamente da chi frequenta i palazzi, naturalmente viene avvicinato, e l'indole di Lupiana è quella di accarezzare sempre il nemico più che l'amico, quindi c'è sempre una sorta di corteggiamento a quale parte. Va evitato, e quindi è innanzitutto una questione di carattere. Non voglio criminalizzare nessuno, perché ognuno ha un carattere differente, un carattere che ti porta a non essere condizionato da ciò che dice il venerdì per televisione, da non essere condizionato da chi ti avvicina, e non essere condizionato ad avere una posizione minoritaria in quel preciso istante, che ti porta poi delle conseguenze, delle scocciature rispetto a un'opinione pubblica che a Salerno va completamente da un'altra parte. E ci vogliono tempi e tempi lunghissimi per poi certificare quella notizia, quindi svestirsi dai panni di pazzo e ritornare nella realtà salernitana. Grazie a tutti. Grazie ad Andrea Pellegrino, è vero. Racconti Andrea delle cose che abbiamo vissuto insieme potrebbero essere infiniti, ma a parte le vicende legate alle intercettazioni di Piazza Libertà, ma veramente ne potremmo ricordare ore e ore e ore. Sì. Io invece volevo adesso provocare Gabriele Boiano, con cui mi lega un rapporto di amicizia e di lavoro decennale, e per di più Gabriele sicuramente è una persona che conosce molto bene come si è evoluto il sistema dell'informazione a Salerno, perché vai a dire sulla piazza da tanti anni. Ha diretto per un periodo lungo il Corriere del Mezzogiorno, penso che l'esperienza della sua direzione insieme a quella dell'edificio Nateo sia stata una delle esperienze più interessanti da un punto di vista giornalistico, per cui Gabriele è sicuramente una persona che ha avuto la schiena dritta in questi anni, e la mia provocazione a Gabriele è questa, poi naturalmente ti lascio spazio, ma una sentenza di primo grado di un tribunale tributario è una notizia o dobbiamo aspettare il secondo grado per dare la notizia? Perché mi è capitato ultimamente di avere questa risposta, cioè mi è stato detto sì, bene, la sentenza di cui parlo l'ho comportata per evitare, come il fatto di Adinolfi prima, no? Se no uno esce pazzo, passate pazzo, per cui meglio girare con le carte dietro.
E quindi chiedo, vabbè, tu che sei una specie di decano ormai di noi, ma una sentenza di primo grado di un tribunale giudiziario tributario è una notizia o dobbiamo aspettare il secondo grado per darla solo perché riguarda Agostino Calozzi? Allora, innanzitutto consentimi di ringraziarvi per avermi, consentimi di ringraziare te e Luciana per avermi invitato a questo momento di confronto e di dibattito. Voglio anche ringraziare quanti sono venuti qui stamattina e fatemi ringraziare anche quanti invece non ci sono, che volevano, che sarebbero dovuto esserci, ma per paura non sono venuti. Perché poi questo è un discorso che andrebbe fatto, cioè quante iniziative vengono prese in questa città e vengono disertate solo perché non ci si vuole indicare il potente di turno. Detto questo e venendo alla tua domanda, probabilmente i giornali quel giorno avevano cose più importanti da fare. Questa è la mia risposta. Sicuramente è una notizia, però si vede che quel giorno nella scala gerarchica, no, che ci guida nella cucina di tutti i giorni dei giornali, si vede che c'era qualcosa di più importante a cui bisognava dar conto. Per quanto riguarda il tema di quest'oggi, è un tema che mi intriga molto, però mi inquieta anche molto, perché stampa e propaganda sono due parole che quando stanno insieme ti riportano immancabilmente agli anni del fascismo, al ministero di stampa e propaganda che venne messo su perché aveva un duplice obiettivo. Da una parte doveva ridurre al silenzio le voci contrastanti dell'opposizione e dall'altra propagandare ed imporre gli ideali del fascismo. Ecco, io mentre dico queste cose mi corre un brivido sulla schiena perché mi rendo conto che ci troviamo nella stessa identica situazione. Con la differenza che all'epoca il modo in cui si contrastava l'opposizione, l'oppositore, era la censura, no? Certo. Oggi invece no, c'è anche la censura, però c'è un altro modo molto più subdolo e anche molto più meschino, se vogliamo, che è la delegittimazione. Cioè noi giornalisti siamo stati come categoria, parlo di Salerno in particolare, ma credo che forse sia un problema nazionale, completamente delegittimati, una delegittimazione che è stata lenta e costante nel corso degli anni. Sì, esatto. E questo perché non venivano più visti, come diceva ottimamente il direttore D'Antona, non venivano più visti come portatori di una professione. No, veniamo visti come persone che possono essere facilmente corrotte, possono essere facilmente lusingate, possono essere, come diceva Terzani, scagnozzi del potere, perché il potere corrompe, il potere ti fagocita, il potere ti fila dentro di sé. E in tutto questo quindi noi perdiamo il nostro specifico, perdiamo la nostra autorevolezza. Fermo restando che un po' ce lo siamo dovuti anche noi, diciamoci la verità, non è soltanto il potere che ci tira dentro, siamo noi, anche noi siamo stati molto ben disposti a farci tirare dentro, perché si dice sempre che non esiste più l'editore puro, è vero in parte perché io sono orgoglioso di lavorare con quello che forse è l'unico editore puro in questo momento in Italia, che si chiama Urbano Caio, e nel giro di 48 ore abbiamo lanciato due prodotti completamente nuovi o quantomeno rinnovati, come Corriere Salute e il 7, il magazine 7, dopo l'esperienza non proprio brillante di Severgnini, della direzione di Severgnini. Ebbene, non esiste più l'editore puro, ma diciamoci la verità, non esiste neanche più il giornalista puro, perché oggi siamo addetti stampa, portavoce, spin doctor, influencer, non me la vera, che tra l'altro, ma io non considero le persone che fanno gli addetti stampa giornalisti, per me non lo sono, io ho fatto l'addetto stampa. Ma chi fa l'addetto stampa non può fare il giornalista, è un altro discorso, è comunicazione, non è giornalista. Detto questo, io ho vissuto sulla mia pelle la delegittimazione e so quanto può essere odiosa, perché innanzitutto la cosa principale che il potere odia da sempre, e l'ha detto il direttore D'Antona, sono le domande. Cioè le domande, poiché i politici sono abituati ad interagire direttamente, come
insegna De Luca, in modo solipsistico, senza interposte persone, aiutati in questo da detti stampa, spin doctor, influencer e quant'altro, odiano le domande. Basta vedere quello che è successo pochi giorni fa con Salvini. La ragazza che ha fatto il cosiddetto agguato e che gli ha posto una domanda. In qualsiasi altro periodo della nostra storia repubblicana, un politico avrebbe risposto. Cosa ci perdeva a rispondere? Non si creava tutto questo putiferio. Non siamo più terrore di merda? Allora il politico rispondeva. Invece no, c'è stata la reazione scomposta, la reazione emotiva di Salvini, il ricorso al servizio, e la cosa quindi ha assunto proporzioni enormi. Allora a questo punto c'è da dire che non sono più le notizie rotture di scatole, come diceva nel film, come diceva quel vecchio capocronista di Giancarlo Siani del Mattino, ripreso nel film sulla vita di Giancarlo Siani, ma sono le domande le vere rotture di scatole, e che ormai nessuno le vuole fare più, perché poi anche il rapporto personale, il rapporto diretto, oggi le domande si fanno via mail, oggi le interviste si concedono via mail, che non è la stessa cosa, perché se io nel corso di una risposta sto attento e nella risposta ho uno spunto per fare un'altra domanda, è così che funziona, non è facendo il bot e risposta, via mail. E questo non ha fatto altro che creare dei fenomeni giornalistici che giornalistici non sono, le Iene, Striscia la Notizia, che vanno all'arrembaggio, che aggrediscono, ecco, e poi magari in sede di montaggio ti cambiano anche un po' le cose, questo non è giornalismo, secondo me. Allora, tornando al discorso delle conferenze stampa, io le ho frequentate le conferenze stampa e so cosa significa quando tu alzi il dito e vuoi fare la domanda e innanzitutto devi affrontare i sorrisetti ironici della Paterna. Bravo. Poi in tutto questo va detto che forse, questo è un caso che andrebbe studiato nelle aule universitarie, la conferenza stampa che si fa a Salerno è meravigliosa. Ha un numero molto limitato di giornalisti, perché la gran parte delle persone presenti sono clienti, sostenitori, simpatizzanti, per cui per niente durante la conferenza stampa scatta l'applauso, cioè è qualcosa di inquietante quello che si vede. Allora c'è uno storytelling proprio dietro una conferenza stampa organizzata in questa città. Allora se tu ti permetti di spettinare la conferenza stampa e fai la domanda, allora hai la rispostaccia. A me è successo una volta di fare 3 domande di seguito ed ebbi come risposta no, sì, no. E ciò sono risposte. Senza nessuna interlocuzione risposta. Esatto. Allora, l'obiettivo è di farti il voto intorno, di non darti la possibilità di esprimere la tua personalità. Cioè di farti sentire una merda, scusate il francesismo. E a me questo è successo più volte. E è ancora più grave quando negli ultimi tempi, perché poi le pagine di Salerno sono scomparse dal Corriere del Mezzogiorno e non abbiamo più avuto modo di frequentare come avremmo voluto i palazzi del potere, ancora più grave il fatto negli ultimi tempi che cosa si erano dati la voce. Allora, finita la conferenza stampa, che conferenza stampa non era, e forti del fatto che non c'erano giornalisti che facevano domande, si alzavano tutti all'unisono e andavano via. Per cui uno restava con il dito a mezz'aria e niente, non potevi intervenire. E chi si è visto, si è visto. E poi, in merito alle domande, la madre di tutte le domande, sapete qual è? Quanto costa? Esatto. Cioè quanto costa, volete indicarvi il potere di turno, chiedetegli quanto costa quello che fa, perché molto raramente troverete nelle carte che vi danno i costi, quasi mai. Allora è quasi una lesa maestà chiedere a un potente quanto costa l'opera che sta realizzando, quanto costa il progetto. Quindi a Salerno lo scandalo non è se il re è nudo, no, lo scandalo è che se il re è caro, se il re costa. E tutto questo però mi dispiace anche dire un'altra cosa,
che molte volte quello a mancare è la solidarietà dei colleghi. Quante volte in una situazione del genere ti saresti aspettato che per solidarietà i colleghi si alzassero e lasciassero l'aula, lasciassero la conferenza stampa? Quante volte invece sono stati i primi a sorridere ironicamente di fronte al tuo intervento, di fronte alla tua domanda? È vero che un certo consociativismo è sempre più evidente nella nostra stampa oggi. I giornali sono purtroppo l'uno fotocopia dell'altro, c'è una certa omologazione imperante e a volte persino gli stessi titoli sono uguali e scarseggiano le inchieste e i reportage. Però è anche vero che la categoria, la nostra categoria, non brilla per senso di appartenenza e spirito di aggregazione. A me stamattina fa molto piacere vedere i colleghi della città ai quali mi lega una grande amicizia e saperli in difficoltà mi addolora molto, perché so, conosco il talento di ognuno, conosco la professionalità di ognuno. Però non posso neanche dimenticare che l'anno scorso a questo stesso incontro furono invitati il responsabile della città e il responsabile del Mattino ed entrambi disertarono, forse per quella paura di cui sopra. Allora cosa voglio dire? E mi avvio alla conclusione. Che ho dimenticato un episodio che mi porto dietro ormai da sempre, che è un po' il mio marchio d'origine, quello delle zeppole, no? La famosa e infelice battuta di De Luca in televisione quando disse: compratevi una zeppola piuttosto che un giornale, ne guadagnate in salute. Che secondo me equivale a un vero e proprio omicidio, perché dire alle persone che seguono, che credono in lui, che lo seguono, non comprate più i quotidiani, significa far morire una categoria, far morire, mettere in mezzo alla strada delle persone. Ecco, tornando quindi a noi, io quello che vorrei dire, l'invito che voglio fare ai miei colleghi, di essere più legati, di essere più coesi, e in questo saluto con grande soddisfazione la nascita del sindacato a Salerno rappresentato da Clemi De Maio, perché ormai i tempi sono fatti difficili, stanno studiando tutte per mettere il bavaglio all'informazione, anche quest'ultima novità del ricorso al danno d'immagine, no? E tutti quanti, ogni volta che in televisione va un servizio su qualche località tipo noto, anche a Ravello è successo, in cui vengono raccontati dei fatti non proprio edificanti ma reali accaduti in queste località, allora il sindaco si alza e denuncia per danno d'immagine. E Giulietti ha preso una posizione molto dura recentemente dicendo: no, a questo punto saremo noi a denunciare se i sindaci usano i soldi pubblici per perseguire i giornalisti, perché non è così che funziona. Il malaffare, la corruzione sono valori superiori al danno di immagine, non possono essere taciuti. L'invito che faccio in conclusione è proprio quello di attrezzarci noi come categoria, di essere coesi, di sentirci, di raccontarci quello che ci succede, per non farci trovare impreparati, per non farci trovare come quel povero cronista che da solo alza la mano nella sala del comune e non ha nessuna attenzione e viene deriso. Perché, come diceva lo scrittore argentino Orazio Verbischi, dissidente, giornalismo è diffondere ciò che qualcuno non vuole si sappia, il resto è propaganda. Grazie. Grazie Gabriele. Il tuo intervento mi ha fatto ricordare un paio di aneddoti che adesso vengono a rafforzare anche quello che tu hai detto. Ricordo, tornando sempre a Luci d'Artista, la domanda: i costi. Fino al 2011, quando questo gruppo di spessati su Facebook è cominciato un po' a prendere per il sedere l'amministrazione comunale a fare quello che questa città non aveva mai fatto, cioè satira, sarcasmo e compagnia cantando, chiedemmo all'allora presidente della Commissione della Trasparenza Gagliano, che voglio dire, nome storico, esatto, chiedemmo di vedere tutte le determine relative a Luci d'Artista, perché fino al 2011
invece poi vi sembrerà strano, in questa città nessuno aveva mai chiesto al comune quanto costasse la manifestazione Luci d'Artista. Per cui, mettendoci in maniera molto attenta, determina su determina, arrivavamo praticamente a quantificare e fare una mappa delle installazioni con sotto tipo postal market, no? Col prezzo di questa roba che è tutta roba di catalogo, sia ben chiaro, di artistico non ha mai avuto niente. Cioè, se voi vi collegate sul catalogo di Luci in Festa o di Iren, che all'epoca dava le cose, troverete tutti gli esempi di prodotti di catalogo che di artista non hanno niente. Per cui, tornando a Gabriele, le domande, i costi, nelle famose conferenze stampa di cui parla Gabriele, chiedere una cosa del genere era resa maestà, ma non ti guardava male De Luca, non ti guardavano male gli assessori. In questo io sono molto vicino empaticamente a Gabriele, perché se lui almeno quantomeno rappresentava un giornale da una tradizione, voglio dire, enorme. Noi siamo un gruppo, invece, tra virgolette, fuori dagli schemi tradizionali, per cui per noi è normale per questo trattamento, tutto sommato. Ma lui, che rappresenta un giornale che ha una storia, una tradizione, e voglio dire, è una pietra miliare della democrazia di questo paese, per avvertire lui questa sensazione, immaginate noi. E ti aggiungo, quando noi cominciamo a seguire i primi consigli comunali, a fare le dirette chianche, che sono questo modo ironico di raccontare in maniera un po' più leggera i fatti della pubblica amministrazione, che sono pesanti alcune volte, per cui è difficile attirare l'attenzione. I primi due o tre consigli comunali, signori, io che sono professionista dal 2001, ho dovuto cacciare il tesserino. La Digos mi ha chiesto per tre volte i documenti, lei che ci fa qua? Ma come che ci faccio qua? La Digos, a me. Ma di che parliamo? E ricordo un'altra scena meravigliosa che abbiamo creato poi il panico, da cui poi De Luca fu costretto a far mettere il regolamento che non si potevano fare più di 3 minuti di riprese durante i consigli comunali, una cosa vergognosa, perché noi andavamo lì con gli smartphone da allora, all'inizio, e riprendevamo. Per cui c'è un video che facemmo, che potete recuperare su Facebook, su internet, dove si vede uno dei nostri ragazzi che fa le riprese, De Luca che fa da segnale allo scagnozzo di turno, che in realtà non è uno scagnozzo di turno, ma è un vigile urbano, per cui è una persona, è un'istituzione, non è il suo schiavetto, fa segnale al vigile urbano, il vigile urbano parte da dove sta, viene verso di noi a mettere una mano e faccia al telefonino, e naturalmente poi arriva quello della Digos, scrive il portafoglio e patabim e patabam. Questo per farvi capire un attimino e ritornare all'ottimo intervento di Gabriele, che ha descritto veramente dal punto di vista emotivo quello che un giornalista che vuole fare solo il suo dovere prova quando va al comune di Salerno a fare le conferenze stampa. E anche qua te ne racconto un altro aneddoto, perché è importante proprio su quel fatto dell'alzata di mano e la cacca. Ricordo ed è un richiamo a Lella di Leo, presidente d'Italia Nostra, quando nel 2013 uscì la sentenza del Consiglio di Stato che annullava le autorizzazioni paesaggistiche non mai rilasciate di fatto dalla sovrintendenza. Ricordo che la notizia uscì il 23 dicembre, cioè praticamente il giorno prima della vigilia, e la notizia fu fatta uscire dagli avvocati della difesa, naturalmente, i quali diedero come informazione, noi ancora non avevamo le carte per testimone, quindi ancora non sapevamo di quello che diedero, la notizia che era tutto andato bene, che il Consiglio di Stato aveva approvato tutto, che era tutto perfetto, salvo poi scoprire 48 ore dopo, cioè passato Natale, e noi avuto in mano finalmente questa benedetta sentenza del Consiglio di Stato, che ho per pacco, ci sono due autorizzazioni paesaggistiche che sono state annullate. Per cui per 48 ore in questa città si è veicolato un messaggio falso. Per cui noi, di sfizio, e vengo di nuovo a quello che ti volevo raccontare, andammo alla conferenza stampa di presentazione il 28 dicembre dei famosi, quello che è stato fatto in un anno. Ti ricordi che De Luca faceva queste conferenze? A questo anno abbiamo fatto questo e quell'altro. Andammo io e Carla Cioffi, che è un altro attivista del gruppo, andammo lì e c'era il solito salone, tutti i giornalisti che ascoltavano la conferenza stampa, De Luca che parlava, raccontava come al solito le gesta mirabolanti dell'amministrazione comunale, che aveva fatto questo, aveva costruito una spiaggia di 10 km fino a Ponte Cagliano, aveva fatto la pista d'atterraggio fino a Battipaglia, insomma, balla su balla, ci vede entrare. Naturalmente noi in quel momento per cui eravamo il rosso, come il toro che vede il rosso, cioè proprio in te, ma dicevamo, come questi vengono pure qua, cioè hanno fatto tutto quello che hanno fatto, ma hanno il coraggio di venire anche qua. E noi andammo lì, devo dire la verità, un po' fedenti, perché poi ce l'abbiamo un po' nel DNA, un po' per provocare, un po' per vedere qual era la reazione.
Guarda, Gabriele, fu una scena meravigliosa, lui interrompe la conferenza stampa. C'aveva 10 telecamere in corpo, perché era la fase, dopo che lui fa la conferenza stampa, poi come tu ben ricordi, arrivavano sotto tutti i giornalisti con le telecamere in bocca e lui ripeteva quello che aveva detto esattamente 30 secondi prima alla conferenza stampa, però davanti alle telecamere. Che fa De Luca? Ci vede con la coda dell'occhio, molla questo nucleo di persone che gli fa da barriera, proprio lo apre, vroom, e parte verso di noi, che stavamo alla fine della saletta, no? Mo viene lì, ha uno scambio di battute con Capra, le dice: signorina, lei ha passato tutta la conferenza stampa a ridere, ma che si ridere, qui non c'è niente da ridere. Anche Capra, anche un po' intimorita perché non fa la giornalista, era una ragazza, voglio dire, un attivista che fa altro lavoro nella vita, ebbe la prontezza di dire: beh, niente, caro sindaco, non mi sembra che noi stiamo ridendo, non abbiamo nulla da offendere, anzi forse lei qualche recente che ha offeso questa città. Anche una botta di denti, voglio dire, tutto questo avvenuto alla presenza dei giornalisti, che naturalmente li chiamavano in questa situazione. Oh, Gabriele, il giorno dopo, sai che sui giornali non c'è una riga di questa cosa qua, che dal mio modestissimo avviso, che faccio questo mestiere da 20 anni, era più o meno la notizia del giorno. Cioè, devo interrompere la conferenza stampa e viene a discutere direttamente con quelli che in un modo o nell'altro hanno partecipato ai ricorsi e compagnia cantando. Questo per farti capire i climi che tu, il clima che tu hai raccontato molto bene, che si viveva all'interno di queste conferenze stampa. Oggi col sindaco Napoli la situazione è cambiata perché Napoli è un altro personaggio, ma non è cambiato l'atteggiamento dei colleghi che vanno alle conferenze stampa, che è rimasto identico. Cioè, mentre prima era giustificato dal fatto che comunque De Luca ha una personalità molto forte, per cui è un uomo che riesce a imporre anche solo con uno sguardo, con una frase, una certa soggezione. Enzo Napoli, che oltre il maggiordomo di Ambrogio, vicino a Ferrero Rocher, con tutta la buona volontà non può andare, non ha questa capacità di incutere, per cui mi domando perché ancora oggi i nostri cari colleghi, quando vanno lì, hanno questo atteggiamento, come dice, spaventato, quasi come se stessero per fare una domanda scomoda, che è una cosa che in questa città fare una domanda scomoda è come bestemmiare più o meno. Comunque adesso passo la parola a Clemi, che ci racconterà quella che io considero veramente una cosa vergognosa, cioè la chiusura della vera città e la sostituzione con un giornale pezzotto semiclandestino, per quanto mi riguarda, perché attualmente la città è un giornale semiclandestino, pezzotto, solamente pezzotto, cioè non c'è niente di quello che era la città di allora. Penso che è stato il punto più basso che è stato toccato in questa città, sia per quanto riguarda l'informazione, ma anche tutto sommato per la reazione della città, perché a parte un gruppo di persone, a parte le persone ben informate, io ho avuto la sensazione che anche poi tu me lo dirai, che presso la città perciò quasi come metabolizzato questo cambio, come se tutto sommato non sia cambiato niente, che è una cosa invece secondo me agghiacciante, perché invece è cambiato tanto, è cambiato, è stato sancito un principio assurdo, cioè non mi piace la redazione, bene, me la levo, piglio 10 cittagnozzi a contratti a come viene e ci faccio lo stesso giornale. Con questa tecnica e con questo metodo chiunque di noi non può lavorare tranquillo in nessun giornale d'Italia. Ma credo tu abbia centrato il problema, perché non è un problema solo nostro, è un problema del passaggio del passo. Esatto. E paradossalmente colpisce più chi resta che noi, perché noi siamo stati puniti. Il problema è chi resta, perché chi resta adesso ha recepito inevitabilmente forte e chiaro il messaggio che non asseconda il padrone, dalla sera alla mattina può andare a casa. Vedete, la nostra vicenda non è mai stata, come si cerca di far passare, una vicenda di solo economica, perché noi ai tagli abbiamo detto sempre sì, quando questi nuovi editori, imprenditori sono arrivati e hanno cominciato a dire tagliamo i costi, noi non ci siamo mai opposti. Sapete quando sono arrivate le prime minacce di licenziamento? Quando noi non volevamo che arrivasse un servizio esterno a fare cose che stavamo facendo noi, specificamente lo sport e il web. Cioè, pensateci, il paradossale, cioè ci minacciano di licenziarci perché noi non vogliamo che l'azienda paghi un di più, perché lo deve pagare a questo service che arriva a farlo, per fare le cose che noi facevamo già con lo stipendio normale. Allora già lì si capisce che qualcosa non torna. E infatti non torna, perché poi siamo andati avanti, con girando le società, le proprietà schermate, non vi rifaccio adesso tutta la storia legale.
e siamo arrivati fino al punto che la città è stata chiusa, perché prima minacciando licenziamenti, poi vabbè basta, non c'è nessuna alternativa, si è detto, rispetto alla chiusura, salvo poi riaprire 20 giorni dopo con la stessa testata, la stessa grafica, lo stesso direttore, ma con altri giornalisti, buona parte guarda caso quelli del service che era stato imposto. Allora il problema evidentemente non è economico, non è solo economico. Il problema è che forse che noi venivamo da un altro tipo di esperienza, dalla grande esperienza che avevamo fatto col direttore D'Antoni, che è stata un'esperienza enorme dal punto di vista professionale, dal punto di vista di libertà. È stata un'esperienza di grande lavoro, ma di grande soddisfazione e di grande entusiasmo, e che stava dando anche, come lui giustamente ha ricordato, degli ottimi risultati. Poi l'allora gruppo Espresso ha deciso di abbandonare il centro-sud, perché poi questo è stata una scelta territoriale, ci ha svenduto degli imprenditori locali e là la giostra è cambiata completamente. Non è un caso che quando sono iniziate le vertenze, noi abbiamo scritto dei documenti di protesta, l'azienda abbia detto e si sia lamentata di aver trovato un clima ostile. E noi all'inizio un po' non capivamo, perché dicevamo come siamo ostili, ci siamo tagliati lo stipendio, siamo disposti a tagliarcelo ancora, facciamo il lavoro straordinario pure se siamo in contratto di solidarietà, cerchiamo di fare tutto il meglio per garantire la qualità nonostante le difficoltà e siamo ostili. E sì, siamo stati ostili. Siamo stati ostili, direttore, quando dall'inizio abbiamo cercato di far capire a un editore, che poi è il distributore monopolista di cui parlava Andrea prima, e di questo parleremo dopo, ne abbiamo il tempo, perché poi è il grande fundus adesso della libertà di informazione in questo territorio. Dicevo, siamo stati ostili quando abbiamo cercato di far capire a questo editore che non era nelle sue prerogative mettersi dietro a un giornalista e dettargli i contenuti di un articolo. E abbiamo capito che quello è stato considerato non un atto normale, ma un atto di ostilità. Lo abbiamo capito tanto più adesso che il giornale è stato chiuso e riaperto, e che l'unico dei vecchi giornalisti che ha assunto nel nuovo giornale è quello che l'articolo se lo stava facendo dettare. Allora non torna, continua a non tornare. Siamo stati ostili quando abbiamo cercato di spiegare che l'ultimo visto sulle pagine, prima che vadano in stampa, spetta al direttore o a chi lo sta sostituendo quel giorno, non all'emissario che viene mandato in redazione dall'editore. Siamo stati ostili quando abbiamo cercato di spiegare al direttore generale dell'azienda, il plenipotenziario dell'editore, che non era una buona scelta quello di chiederci di mercificare un po' la notizia, perché questa era la linea. La notizia, dovete capire, va un po' mercificata. E attenzione che mercificare poi non è che significa, nella logica grossolana di questi editori, non è che significa soltanto, guardate, se l'organizzatore di tale spettacolo ci fa un po' di pubblicità, invece di 20 righe facciamone 30 perché tanto comunque lo spettacolo merita. Il problema non è solo questo. Il problema è che invece si pretendeva di far diventare oro quello che oro non era, insomma, ma le cose andavano fatte in maniera un po' sfacciata, perché fosse chiaro che si stava facendo il favore. E mercificare significava anche, all'incontrario, che se lo sponsor o l'amico, perché poi si è scoperto che gli amici ce n'erano tanti, aveva qualche problema, magari quella notizia non andava messa. E così siamo stati ostili anche quando abbiamo cercato di dire all'ultimo direttore, quello che adesso sta dall'altra parte, che non è che la linea, che la richiesta di rinvio a giudizio non è una notizia se la poteva far venire in mente a giorni alterni, perché la sua è sua facoltà decidere cosa viene pubblicato e cosa no, non è sua facoltà prenderci in giro, perché ammesso che sia una linea condivisibile, non è che la si può usare solo quando la richiesta di rinvio a giudizio riguarda il potente di turno. Allora, siamo stati ostili ogni volta che abbiamo cercato di difendere la dignità professionale, che poi ha il diritto dei lettori a essere informati, a avere un'informazione corretta. E guarda, Mimo, che secondo me il problema in questo territorio adesso non è più tanto solo un certo lisciare il pelo di buca, perché se ne parla tanto. Io credo che ci siano anche gli anticorpi, perché se magari c'è una linea editoriale che si vede più prona, poi c'è un'altra che lo è meno, e forse i lettori sanno anche, perché si parla di personaggi noti, che magari ci può essere o meno una condiscendenza, forse qualche anticorpo.
troppo su questo è stato sviluppato. Il problema è che ci sono tanti personaggi che magari neanche si conoscono, il singolo consigliere comunale, il singolo piccolo imprenditore, che vengono favoriti senza che nessuno abbia nemmeno gli strumenti per accorgersene, perché non sono esposti, quindi non lo sa neanche. Ti faccio un esempio che riguarda appunto i problemi di cui parlava Andrea del distributore monopolista, che dicevamo non è propriamente un imprenditore illuminato, visto che era quello che voleva dettare i contenuti dell'articolo. Allora, quando la città aveva già chiuso e prima ancora che riaprisse sotto queste mentite spoglie, c'è stata un'inchiesta nel Napoletano, un'inchiesta su appalti, corruzioni, favori, eccetera, che riguardava una serie di imprenditori, alcuni anche dell'area della provincia di Salerno. Di questa inchiesta si è parlato a Napoli, ne hanno parlato i giornali napoletani perché nasceva da lì. Poi qualcuno a Salerno l'ha ripresa. Esce l'articolo, inchiesta, eccetera, appalti, 17 indagati. Se uno se lo va a leggere, scopre che i nomi sono 16. Il problema è che se tu non lo sai, se quella notizia non la conosci già di partenza, pensi che c'è stato, non ti accorgi perché magari non te li conti. Se te li conti, pensi che c'è stato un refuso, un errore nella titolazione. Se no, pensi che magari gli è scappato il 17esimo, non l'hanno messo. In ogni caso, anche se ti viene il sospetto che è un imbroglio, non saprai mai il 17esimo chi è. Sapete chi era? È il socio d'affari del distributore monopolista. Cioè, è solo quello che con lui gestiva la vecchia città. Ecco perché non c'è evidente, non lo so, diciamo che coincidenza, non c'era per questo, però è un dato di fatto che non c'era. Di queste cose i lettori difficilmente se ne accorgono e questo diventa onestamente un problema, e credo che ci sia un grande problema in questo territorio proprio per la coincidenza di un editore che dicevamo non è illuminato e che è anche distributore monopolista e che qualche potere per influenzare evidentemente ce l'ha. C'è un trust, infatti c'è un controcapello. C'è una posizione insomma singolare, c'è un dominante. Grazie. Volevo invece introdurre la discussione Gaetano. Gaetano, che per diversi anni ha fatto l'addetto stampa, adesso non so più neanche come si dice, il portavoce, o il capo di gabinetto, adesso non lo so, del presidente Caldoro, il quale ha fatto una comunicazione sempre molto improntata al campo, sempre molto improntata Caldoro ad avere un rapporto corretto anche col mondo dell'informazione. Era una specie di antitesi, tutto sommato, a De Luca, cioè da una parte c'era il Cuccito, dall'altra parte qualcuno sfotteva dicendo c'era il miagolio, perché se uno ruggisce l'altro miagola, e creando una contrapposizione. Allora quello che chiedo a Gaetano, caro Gaetano, tu che sei giornalista e che comunque conosci il nostro settore, perché nel mondo del centrodestra non si è riuscito a creare un prodotto editoriale alternativo a tutti quelli che sono stati fatti in questa città in questi anni? Perché non c'è mai stato un imprenditore, tra virgolette, puro, visto che la destra dovrebbe essere per antonomasia il luogo dell'imprenditorialità, il luogo dello sviluppo, almeno così dico, io la penso così, però procedendo per grandi categorie la destra è il posto dove stanno gli imprenditori. Allora la mia domanda è, caro Gaetano, ma questi imprenditori di destra, forse gli stava bene la comunicazione che avveniva da un uomo di sinistra che faceva forse più l'uomo di destra che di sinistra? Grazie Mimmo, grazie Luciano, grazie per aver pensato alla mia presenza per questo appuntamento con colleghi sicuramente più esperti ed autorevoli di me, quindi un ringraziamento non formale, e ti ringrazio per aver avuto l'occasione di vedere il direttore Santona. Io ti ricordo quando parte di quel centrodestra pensava a me come sintesi su Salerno. Io una delle prime cose che feci, vorrei andare ad incontrare il direttore per presentarmi, e mi piace
riflessione fatta in quella fase mi fa enormemente piacere rivederlo qui. Questo conferma, diciamo, la sensibilità, la professionalità, il legame con la comunità salernitana. Avevo preparato un po' di appunti. Ringrazio De Mimmo, all'inizio dell'incontro dicevi che questo appuntamento si inserisce in una serie di appuntamenti, di altre occasioni di incontro, nell'ottica di costruire un'alternativa in questa città, quindi complimenti doppi. Io da tempo ritengo che queste iniziative vadano implementate a Salerno, perché qui c'è un campo di gioco impantanato. Se il campo di gioco è impantanato, la partita diventa difficile. Il campo di gioco a Salerno non è praticabile, per quanto mi riguarda, quando il campo non è praticabile diventa difficile il confronto. L'arbitro è troppe volte distratto, troppe volte scende in campo con una parte politica. Credo che dunque queste riflessioni siano importanti. L'arbitro una volta entra in giunta, una volta guida la lista aree europee. Credo che ci sia un problema salernitano, queste iniziative aiutano sicuramente. Allora, vado un po' di appunti. Dico la verità, è un po' complicato parlare, perché mi auguro ci sia il secondo giro, perché non voglio assolutamente chiudere, perché credo che sia opportuno anche a parlare siano i colleghi più esperti. Ed è complicato, il telefono mi impazzisce questa mattina, sono un po' distratto, non riesco a trovare la concentrazione, perché mentre ero qui mi è arrivata una notizia che per me è triste, che è la morte di Gianni De Michelis, che per me è stato un riferimento umano e politico importantissimo. Ho iniziato con lui, ho frequentato casa sua. Gianni è per me davvero qualcosa di estremamente importante. Vedo Mario Lubianco, quante volte è venuto qui a Salerno, a Quarta Rete, dove ho iniziato, e che è stata una palestra vera. Oggi si parla di stampa e propaganda, ricordo l'esperienza quando ho iniziato questo lavoro con Aldo Bianchini a Quarta Rete, che era davvero un'avanguardia di libertà. Vedo Mario, ne approfitto per salutarlo. E dunque per me è un po' complicato. Sì, io vengo da un'esperienza, che è quella degli uffici stampa, un giornalismo sicuramente diverso, ma credo che sia comunque, Gabriele, un tipo di giornalismo, certo, molto diverso da chi è in redazione, però credo che sia un errore, una grande franchezza, pensare che chi oggi si dedica ad una istituzione, ad un ente, ad un'associazione, non sia un giornalista, perché rischiamo di commettere l'errore di dare una mano alla confusione che c'è fra stampa e propaganda. Io ho fatto l'esperienza con la Presidenza del Consiglio, con un Ministro, con un Presidente di Regione, e credo che poi il compito di un giornalista sia quello di tentare di essere filtro, di aiutare, più che filtro, per un termine che non mi piace, di aiutare il rapporto dell'istituzione pubblica con il mondo della carta stampata, dei giornali, delle TV. Credo che sia fondamentale, quando si parla di un'amministrazione, quando si parla di un ente che ha 6 milioni di abitanti, quando si parla di un paese, perché è necessaria quell'attività. Non sempre poi chi è nelle istituzioni ha il tempo di dedicarsi alla stampa, e quindi credo che queste figure siano fondamentali. Nella mia esperienza, piccola, grande, significativa, credo di aver trovato una sintesi con le persone, con le istituzioni con le quali lavoravo. Ecco, non ho mai pensato di organizzare una conferenza stampa, qua viene anche la deontologia dei giornalisti, una conferenza stampa senza domande, è una roba che non ho mai creduto possibile, ma mi sono permesso di chiedere ai colleghi di mandarmi le domande, li scrivo, perché credo che non sia utile. Ho sempre chiesto, e nell'esperienza al governo e in quella regione, che credo sia un compito, diciamo, di chi fa questo lavoro, di evitare che ci siano spazi autogestiti, messaggi alla nazione. Mi sono sempre sentito un giornalista diverso sicuramente dagli altri, ma non mi sono mai sentito il centro del mini pop. Molti hanno l'idea che l'ufficio stampa di un uomo delle istituzioni debba diventare il Ministero della Cultura Popolare. Credo che invece il compito di un giornalista sia diverso. Non ho mai
per le persone con le quali ho lavorato, diciamo che ho iniziato il tour 20 anni fa, non ho mai pensato che si potesse risolvere il problema con una reazione, con una querela. Sono felice di arrivare quest'anno al 21esimo anno e le persone per le quali ho lavorato nelle istituzioni, nei partiti, non hanno mai querelato un giornalista. Ecco, credo quindi che noi che facciamo, ripeto, sicuramente un ruolo diverso, perché siamo giornalisti, abbiamo poi questo dovere di sensibilizzare, accompagnare, aiutare le istituzioni, perché se noi oggi siamo qua a parlare di stampa e propaganda, evidentemente c'è qualcosa che non va. Pensavamo di aver visto il peggio negli anni precedenti, ma credo che il peggio debba ancora venire per quello che capita sotto i nostri occhi. Sempre più la comunicazione diventa propaganda, sempre più la propaganda diventa centrale. A monte io credo che il problema, leggevo qualche giorno fa per prepararmi rispetto a questo appuntamento, un bellissimo articolo di Macaluso, che su un bellissimo editoriale sulla stampa nel 2011 anticipava la crisi dei partiti e l'avvio della stagione del populismo, quando diceva la confusione non è fra stampa e propaganda, ma è fra politica e propaganda. Io credo che il cortocircuito sia iniziato quando la politica abbia rinunciato al suo ruolo per trasformarsi in propaganda, cioè non è stato più la propaganda il mezzo per diffondere un modello delle idee, ma è diventato il cuore del messaggio. Questo cortocircuito è iniziato quando nella Seconda Repubblica i partiti tutti, qualcuno è iniziato ma tutti hanno seguito, hanno trasformato e reso centrale il tema dei sondaggi, e dunque la politica che doveva seguire gli umori e non indirizzarli, quindi la politica che rinunciava al suo luogo, la propaganda che diventava centrale. Quindi questo cortocircuito che ha interessato la politica poi è diventato un fiume in piena, con la stampa che sempre più spesso si piega a questo tipo di ruolo. Quindi il tema è particolarmente importante, attuale. In questa città avete fatto una serie di esperienze, inutile tornarci sopra. Qui il cortocircuito è stato ancora più forte. Qui il cortocircuito è stato ancora più forte perché noi assistiamo a degli appuntamenti di propaganda pura che vengono spacciati per giornalismo, delle conferenze stampa che sono dei messaggi alla nazione. E anche qua credo che il nostro dovere, quello dei giornalisti, sia quello di mettere in campo una reazione civile, ma di mettere in campo una reazione. A me era capitato una volta durante una conferenza stampa con Vincenzo De Luca, ero con Mario, ero con Tonio, un altro collaboratore di Quarta Rete. De Luca fece questa conferenza stampa al Salone del Gonfalone, comunicò il suo ufficio stampa che non avrebbe voluto delle domande. Io mi consulto con il mio direttore dice: guarda che no, lascia la conferenza stampa e vai via. Io ricordo questa telefonata con Marco Bianchini, fummo gli unici a lasciare la sala del Gonfalone, perché credevo che non si potesse partecipare ad una conferenza stampa senza domande. Non è un messaggio alla nazione. In questo diciamo che De Luca è stato un insegnante, messaggi modello ISIS davanti a una telecamera, messaggi alla nazione. Credo che questo sia un errore gravissimo, e credo che il compito dei giornalisti, della nostra categoria, sia quello anche di mettere in campo anche delle iniziative civili, ma che possono, ecco, promuovere e indurre ad una riflessione. Ma è un tema che purtroppo poi credo che De Luca abbia anche trasportato, stia, diciamo, provando a trasferire a Napoli. Guardate, io leggevo in questi giorni di questa iniziativa della giunta regionale, che mi fa riflettere su quando poi la propaganda diventa poi comunicazione. Leggo dei 6x3, leggo di conferenze stampa, di iniziative, del piano lavoro della regione Campania. Credo che sono delle più grandi truffe degli ultimi 20 anni, perché non c'è un posto di lavoro, sono fondi europei utilizzati per della formazione. Possiamo discutere se quella cosa è fatta bene, se può essere utile, se non può essere utile, ma sono è l'utilizzo massiccio di fondi europei per fare della formazione nella pubblica amministrazione. Trasformare oggi la formazione in posti di lavoro è un'operazione di propaganda.
anche qui poi io credo che la propaganda debba vincolarsi a degli elementi di realtà, è anche cattiva propaganda, è propaganda fatta con quanto costa, propaganda fatta con i fondi della, dei contribuenti, è propaganda fatta con male e cattiva informazione fatta con risorse pubbliche. Ecco, credo che queste iniziative vadano denunciate, appuntamenti come questo ci aiutano a sollecitare queste riflessioni. È un tema purtroppo sempre più attuale. Io sto vedendo l'occupazione mano militari delle forze di governo, degli spazi dei TG nazionali. Ho visto due mattine, prima di scendere, vedo uno mattina, credo si chiami così, ancora così, in campagna elettorale, per due mattine consecutive ci sono esponenti del 5 Stelle senza nessun contraddittorio che parlano dell'universo mondo. Ecco, credo che questo tema sia sempre più forte e credo che il compito nostro della categoria sia quello di promuovere delle occasioni. Cosa fare? E chiudo. Non arrendersi, sfidare anche quello che può essere il sentimento della pancia dell'opinione pubblica. Io credo che il compito della nostra categoria sia quello di convocare una grande sessione di stati generali, un grande appuntamento nel quale si lancia l'allarme, senza divisioni, senza primogeniture, lanciando delle sfide che devono essere secondo me anche impopolari. Io credo che un grande errore sia stato quello di rinunciare e di non fare una battaglia seria sul finanziamento dei giornali. Il finanziamento dei giornali è una battaglia di grande civiltà, va fatto con coraggio, vanno difesi degli spazi di libertà, va difesa la storia di Radio Radicale, vanno difesi i finanziamenti pubblici, anche i giornali di partito. Il nostro paese ha una tradizione dei giornali di partito che hanno consegnato, il direttore D'Antona credo possa aiutarmi in questo, dei giornalisti importantissimi al paese, ma l'Unità è stata una fucina di giornalisti, di esperienze, di stimolo alla società fondamentale. L'Avanti del Partito Socialista era uno strumento straordinario, ma immaginiamo tutto quello che hanno fatto i giornali, le riviste che facevano riferimento all'Azione Cattolica, alla Democrazia Cristiana. Ecco, erano degli spazi di libertà fondamentali. Aver rinunciato nel tempo a quelli è stato un errore gravissimo, perché era prevedibile il passaggio successivo, cioè l'attacco alla editoria privata libera. È stato un errore gravissimo non rinunciare, non vedere questi campanelli d'allarme. Qui c'è stata una responsabilità grande della nostra categoria, come grande è stata la responsabilità della nostra categoria. I temi poi vanno sempre assieme, guardate. Quando il nostro paese ha rinunciato, con la responsabilità della politica fortissima e del giornalismo troppo, diciamo, distratto o disinvolto al finanziamento pubblico ai partiti, è stata una follia. Il finanziamento pubblico ai partiti, che esiste in tutta Europa, ha avviato quel clima di delegittimazione degli spazi di libertà. Non avere dei contributi per l'attività politica significa aprire gli spazi ai privati, alle lobby di potere, e significa aprire la seconda parte del progetto di questi poteri forti, oscuri, che hanno voglia di condizionare la vita democratica. Significava essere distratti sull'aspetto del finanziamento pubblico dei partiti, ha concesso poi ad altri di occupare gli spazi nel campo della informazione. Io credo che delle battaglie vanno fatte anche se sono impopolari. Il nostro ruolo è, il giornalista, è quello di raccontare la realtà, ma io credo che rispetto a un momento particolare del nostro paese sia quello di fare anche qualcosa in più e mettere in campo l'impegno civile per trovare il modo, la maniera, la sintesi per difendere questi spazi di libertà. E questa battaglia deve essere forte, incisiva. Mi auguro possa partire da Salerno. Ho dei dubbi, perché Salerno, diciamo, su questo negli anni ha una serie di colpe da minimo da farsi perdonare. Io prima provocare sul centrodestra, io credo che Salerno qui abbia avuto il peggior centrodestra, te lo dice uno che, ecco, questa sorta di giornalismo strano, appartiene a questo mondo,
Io dico che qui credo che il centrodestra abbia fatto l'esperienza peggiore del paese, qui c'è il peggior per centrodestra di, tutto, di tutta l'Italia, il centrodestra che è incapace di leggere i fatti, di mediare il raggio, di leggere gli avvenimenti. Siamo sfortunati perché poi vedo che anche diciamo, le esperienze che sarebbero dovute essere alternative, le alternative hanno ben poco. E quindi mi auguro che... ho qualche dubbio, però questa battaglia deve partire, da dove non so, queste occasioni servono a fare questo tipo di iniziative che devono recuperare spazio. Io non credo neanche, quindi davvero chiudo, al fatto che debba essere debba nascere un'iniziativa di centrodestra, di imprenditoria, poi esperienze diciamo riferibili al centrodestra, a livello nazionale ci sono, qualcuna è importante, altre diciamo sono da assolutamente da non avere come esempio. Io continuo a vedere i titoli di Libero e penso ad una roba che abbia poco a che fare con la deontologia, con il giornalismo libero, con la capacità di incidere nei processi. Ecco, io più che a un'iniziativa che parta da una parte politica, che parta dagli imprenditori, credo ad un'iniziativa che parta dal ruolo centrale che deve avere lo Stato, dal ruolo centrale che deve avere in una democrazia il governo di un paese, così come si finanziano le scuole, così come si finanziano le politiche per il sociale e per il welfare, un paese che vuole essere civile deve finanziare e prevedere gli spazi di democrazia e di libertà che sono fondamentali per la crescita civile. Senza questi spazi un paese non cresce. Dando al pubblico la possibilità di stimolare i nostri ospiti, perché è giusto che anche sono diversi validi colleghi in sala, per cui sicuramente avremo materiali e domande, per cui chiedo questo secondo giro di Luciano Permisso di partire proprio dalle domande dei nostri ospiti fondamentalmente, per cui Luciano voleva fare una domanda, poi chiunque vuole intervenire fatemi vedere le mani, parlerete tutti perché oggi abbiamo un po' più di tempo, quindi lo sfruttiamo così il secondo giro per dare al pubblico la possibilità di fare le domande. Vieni, diciamo. Naturalmente le domande cercate di... Ah, ok. Vorrei fare una domanda e dare una risposta, come dice la cioè volevo dire così, volevo aggiungere alcune cose agli interventi interessanti di stamattina che sono stati fatti. Cioè intanto io ultimamente ho trovato una bellissima cartolina di Salerno, vorrei prendere questo discorso da un altro punto. È una cartolina che fa vedere negli anni 30 una serie di persone avventori che stanno sotto i portici del Bar Vittoria, che sono anche il Palazzo del Comune. Sono tutti molto eleganti, con dei cappelli, una cartolina bellissima che dà l'idea di una città meridionale, innanzitutto, proprio si capisce che è una città del sud, una piccola città anche di provincia, però di una provincia elegante, colta, per certi aspetti anche raffinata e anche di una vivace socialità. Ecco, io credo che questa immagine risponda alla nostra città, al nostro territorio, che è andata via via smarrendosi in questi anni. Non solo negli anni dei Lucchiani, diciamo che questa mutazione che c'è anche urbanistica delle nostre città non riguarda solo Salerno, riguarda un po' tutta l'Italia. Però gran parte delle città del centro-nord e anche del mezzogiorno sono attaccate alla loro storia, alla loro identità e in qualche misura o l'hanno conservata integralmente o in ogni caso la difendono. Noi ci troviamo invece in un territorio in cui questa identità è andata completamente smarrito. Il caso della città di Salerno, del quotidiano, è un caso emblematico non solo di una situazione di crisi dell'editoria, ma è un caso emblematico di come funzionano le cose in questa città, dove si è perso ogni senso delle regole. Cioè io in uno dei miei articoli sul blog ho scritto: ma se fosse venuta a Bologna con il resto del Carlino, o a Trieste con il Piccolo, o anche in un'altra città, pensate che sarebbe rimasta così questa vicenda? Nel più totale, tutto sommato, silenzio e nella più totale indifferenza, o invece la comunità sarebbe insorta a difendere il proprio giornale, ma non perché
non soltanto per ragioni sindacali, per difendere dei posti di lavoro, ma proprio per difendere se stessa e la propria storia. Allora, questa cosa che dove si sono smarrite le regole, cioè cominciare dal fatto che un distributore, con tutto il rispetto per questo mestiere, decide di, da un giorno all'altro di fare l'editore e che questo gli sia in qualche misura consentito, e non dimentichiamo che lo stampatore della città è Boccia, è la storica azienda Boccia di cui oggi abbiamo il presidente della Confindustria che è un rappresentante, il quale non ha detto una, non ha fatto un plissé, come si dice, su questa vicenda. Cioè nel caso della città sono saltate, cioè il giornalismo, come molti di noi sappiamo, è un sistema di regole enorme, complesso. Abbiamo la federazione degli editori, la federazione della stampa, abbiamo il registro delle aziende editoriali, abbiamo la GCOM, abbiamo la magistratura. Com'è possibile che tutto questo si sia risolto nel più totale e assordante silenzio? Vuol dire che c'è un contesto che consente questo. Allora, il sistema di cui noi tanto parliamo, noi che ci occupiamo di opposizione, di informazione, di politica, non è un sistema che è nato in un giorno, è un sistema che si è formato negli anni e che rappresenta un altro modello di comunità, dentro il quale molte persone si riconoscono completamente. Allora noi con questa iniziativa, che è ovviamente un'iniziativa per certi aspetti di politica culturale, abbiamo cercato nel nostro piccolo di ricostruire un tessuto di storia, di riflessione, di commento, di informazione, cioè in cui cerchiamo di parlare di alcune tematiche quali la giustizia, la legalità, la cultura, l'identità, l'economia, cercando di entrarci dentro e di approfondirle. Cioè non solo, cioè noi viviamo in una realtà in cui prevale nettamente la cronaca, la bassa cronaca. Siamo pieni di incidenti automobilistici, di gente che muore, di situazioni anche drammatiche, per carità, che però su quali non c'è mai, come dire, un altro aspetto. C'è una città dove, per esempio, mi potrà far ridere, io ho fatto per molti anni il critico teatrale, non esiste una critica teatrale, perché nessuno si permetterebbe oggi di fare critica. Eppure la critica teatrale era frequentata da un signore che si chiamava Antonio Gramsci e che aveva fondato l'Unità. Era un modello altissimo di giornalismo culturale. Quindi bisogna ricostruire questo tessuto. Cioè mi sembra che anche l'invito di alcuni di noi andassero in questa direzione. Bisogna riprendere le cose da dove le abbiamo perse. E questo, per esempio, la politica, quello che resta, i brandelli, i resti umani della politica, dovrebbero occuparsi in primo luogo. Cioè noi non possiamo avere un'informazione che è convinta in totale anche buona fede, al di là delle commistioni e delle corruzioni, è convinta che sia quello il modo di fare giornalismo. Cioè quando parlava Mino e raccontava una serie di fatti, cioè io ho fatto per esempio il cambio ferie all'Unità nei mesi di agosto e da ragazza ho scoperto quali erano le fonti di riferimento. C'era la questura, c'era l'ospedale e poi c'era anche la politica, ma non era l'unica fonte di informazione. Oggi la fonte principale dell'informazione nel nostro territorio è la politica, sono le istituzioni e i governanti. Quindi non è un problema di stampa e propaganda, è un problema di pura propaganda, perché se il messaggio è veicolato dalla stampa, che veicola la stampa, e quello del palazzo, è chiaro che tu, volente o nolente, complice o meno, stai facendo soltanto propaganda. A questo proposito volevo dire, aggiungere una piccola cosa divertente, cioè diceva Gabriele Boiano, pensava al fascismo. Quando noi abbiamo pensato a stampa e propaganda, io ho pensato alla commissione del Partito Comunista, che a Salerno negli anni 70, che io frequentavo in quel periodo, era diretta da Michele Santoro, il quale era stato punito alla commissione stampa e propaganda perché aveva osato sfidare quelli che allora erano la segreteria politica del partito. Ma la stampa e propaganda appunto si punivano i compagni perché era considerato tutto sommato una cosa minore, non era il posto dove si decideva la politica, significava
avere delle relazioni con la stampa e quindi un po' veicolare il messaggio del partito. Non era la cosa principale. Oggi invece nella nostra società, e Salerno è diventato un modello, purtroppo, il famoso modello Salerno, e la propaganda è diventato il veicolo principale della notizia e gran parte dei giornalisti si sono uniformati a questo, hanno perso il loro pensiero critico, l'hanno perso per strada. Vi racconto anch'io un fatterello molto divertente. Due nostri colleghi, anche autorevoli e bravi secondo me, hanno tenuto un corso al liceo De Santis sul giornalismo per gli allievi e gli studenti, e doveva a un certo punto avvenire una visita di Vincenzo De Luca e quindi loro dovevano preparare le domande. Una di queste domande era quando De Luca aveva cominciato a non credere più a Babbo Natale. Ora, io penso che questa cosa è fondamentale, cioè voglio dire, a Salerno esiste non solo il musica artista, ma esiste un Babbo Natale a cui tutto. La domanda sarebbe stata quando Babbo Natale non ha cominciato a non credere, ma non ci posso credere. Però era la domanda, quindi che cosa si poteva insegnare a questi ragazzi? A dire voi pensate che sta arrivando per voi Babbo Natale. Allora se vogliamo smetterla di credere a Babbo Natale, cominciamo ad occuparci di altre festività. Grazie. Federico. Ma io volevo giusto dire, io vivo a Ponte Gagliano e ho molto a che fare con questi ragazzi che fanno i cronisti, i corrispondenti. E uno di questi mi ha visto la locandina e ha detto guarda, ho tanto voglia di fare una domanda, però sono impegnato, sto lavorando, dice, guarda, faccio la portavoce, però volevo, prima di farmi questa domanda, volevo raccontare il suo fatto che mi è capitato a me personalmente con la città, la nuova città, diciamo questa città. A Ponte Gagliano stanno cercando di costruire un impianto di rifiuti pericolosi, insomma, di molto grandi, 470.000 tonnellate, vicino a un polo agroalimentare. E ci sono stati un po' di sollevamenti, io me ne sono interessato come partito, eccetera. È uscito un articolo della corrispondente, si chiama Emanuela Alfuso da Ponte Gagliano, su questo fatto. E praticamente tra i vari attori che erano, come dire, coinvolti nella notizia, mancava totalmente l'attore principale che aveva creato la notizia dal punto di vista dell'iniziativa, eccetera. Allora io chiamo la corrispondente e gli dico, scusa, ma tu non hai riportato i fatti, hai omesso totalmente. Dice, guarda, io purtroppo, io dipendo da una redazione. Allora mi sono procurato i contatti di Antonio Manzo e gli ho scritto una letteraccia dicendo, guarda, io non voglio fare censura su come scrive un giornalista, però almeno i fatti devono essere riportati per la loro interesse, poi il giornalista può esprimere giudizi, può fare altre cose, eccetera. E insomma lui mi ha chiamato e mi ha detto no, chiedo scusa, così riporteremo con la notizia, però devo dire una cosa, la sinistra italiana è uscita con un manifesto a favore contro di noi di non comprare il giornale. E io ho detto scusi, ma che cosa c'entra questo col fatto, se lei ha un problema con la direzione provinciale, una strada, mi rivolgo a lui, però io le sto parlando di un altro fatto. Lei per caso sta mettendo in relazione il fatto della notizia col fatto che sinistra sia... Cioè, praticamente lui ha di fatto certificato una censura, cioè una punizione su un fatto molto marginale, che parliamo di un... non è che è un fatto regionale o provinciale, parliamo di un fatto localizzato nel comune di Ponte Gagliano, e lui ha tagliato di fatto tutta, diciamo, la metà della notizia da Ponte Gagliano. Questo per dirvi questa cosa. E venga la domanda. Noi abbiamo parlato di precarizzazione, dello stato di questi ragazzi che sono precari ovviamente, e io penso che questa sia la principale causa del fatto che non si fa informazione ma si fa cronaca. Informazione è dare, riempire di contenuti quella che è la cronaca, approfondendo situazioni, andando a leggersi le carte come diceva Mimmo, e purtroppo questi ragazzi oggi sono totalmente dipendenti da un datore di lavoro che li paga male, li paga poco, e se non fanno quello che gli dicono non li pagano proprio. Questo è il problema. Questo non è soltanto nel mondo dell'informazione, ma un po' in tutto. Io vengo dal lavoro privato, quindi so bene che cosa significa non avere una, come dire, una continuità lavorativa.
Ecco, la domanda che mi faceva questo ragazzo, dice, chi i creatori che sono, cosa hanno fatto in questi anni per evitare che questa precarizzazione si radicalizzasse nel mondo del giornalismo? Grazie. Allora, perfetto, io a questa domanda ci aggiungo anche un'altra mia personale. Cosa ha fatto il mondo dell'università? Noi sempre abbiamo un'università degli studi che si occupa di scuola di giornalismo per creare una formazione dei nostri... No, sono vicine le cose per cui le uniamo, e direi che su queste due cose avrei una risposta da persone che ne capiscono di questo mestiere con tutta la buona volontà. Posso fare una domanda prima di rispondere? Sì, assolutamente. Venga, signora, così se le segnate, così queste qui le facciamo. Allora, premesso che io non compro più la città, però non riesco a capire perché in questa città non è stato fatto niente, ma anche a partire dagli stessi interessati. Noi abbiamo fatto la proposta di fare un giornale autogestito, di fare riferimento a un azionariato popolare, di tentare in qualche maniera di resistere, però all'improvviso è scomparsa proprio la questione della città. Nel momento in cui scompare un elemento di resistenza, è come se si dimostrasse a tutto quanto che diventa impossibile reagire e costruire un modello alternativo. Sta succedendo la stessa cosa con le librerie che stanno chiudendo, sta succedendo la stessa cosa con gli edicolanti, perché il distributore dei giornali, che pare che chieda delle somme in più ad ogni edicolante, li sta mettendo in grande difficoltà economica. In più c'è il fatto che possono cedere l'edicola, c'è una specie di rottamazione dell'edicola, delle edicole, quindi si sta creando una situazione di vuoto continuo e totale. Io quello che vedo mancante nelle vostre analisi è il rapporto proprio tra economia e politica, cioè non l'economia, diciamo, cittadina, ma l'economia complessiva mondiale, come sta trasformando i rapporti di lavoro, tra virgolette, ma soprattutto la visione della società e il ruolo dei singoli soggetti che lavorano nella società. E un'altra cosa che io vedo mancante è l'analisi di quello che sta succedendo anche nell'economia cittadina, cioè il problema degli appalti, che voi avete fatto notare come elemento che aveva messo in discussione il rapporto di fiducia col datore di lavoro. Sta succedendo a Salerno che gli enti pubblici sono completamente svuotati, cioè c'è una frantumazione delle attività tale e tanta, data poi ad aziende clandestine, casertane, e alla fine uno trova per esempio un ospedale che è svuotato perché non si capisce bene, borse di studio, e tutto questo però col fatto che i vostri colleghi fanno un mando di copertura rispetto a queste cose qua, che bisogna dirlo, come non si fa assolutamente nessun tentativo di inchiesta per paura, e gli articoli per esempio sulla sanità sono fatti per telefono, cioè dati dall'addetto stampa. Quindi sono cose queste che in qualche maniera andrebbero messe sotto attenzione per far venire pure almeno un minimo di analisi, che magari può anche non servire a noi, ma che può servire per fare... Assolutamente. Allora, quest'ultimo penso che risponda a Gremi nel dettaglio, però le due precedenti vorrei ritornare, e quindi facciamo questo, Gabriele, direttore, e Clemi, e diamo risposta a questi ultimi interrogativi e poi chiudiamo. Ma io nei confronti dell'università ho sempre avuto qualche perplessità, cioè sulle scuole di giornalismo non ho mai pensato, non ho mai creduto che un buon giornalista debba necessariamente frequentare la scuola dell'università. Penso che il giornalismo sia qualcosa che si faccia scarpinando e girando con grande curiosità e con grande tenacia. Raramente poi mi è capitato di avere a che fare con persone uscite dalle scuole di giornalismo che sapessero fare i giornalisti, insomma. Li ho trovati molto teorici, bravi a fare magari la critica teatrale, bravi a fare qualsiasi altra cosa, ma non pronti, non avevano quel guizzo in più che tu riconosci subito in un giornalista. Molte volte questa
e questo è un escamotage per avere forza di lavoro fresca, nelle redazioni, perché molte volte le università hanno, hanno convenzioni con i quotidiani, mandano questi ragazzi che fanno esperienza, sono ovviamente, hanno una luce negli occhi, io qualche volta li ho anche un po' presi in giro su Facebook perché li vedi così carichi di entusiasmo e magari non sanno che nella vita poi dovranno mangiare il merda e dire che è buona, insomma loro vivono questo momento bellissimo di approccio a questo mestiere mutuato attraverso queste borse di studio, questi stage e quant'altro. Una cosa invece che volevo dire è, e chiudiamo il discorso a proposito del rapporto potere-giornalismo. Qui il problema, l'equivoco di fondo, che non si è ancora chiarito, è che il giornalista fa un mestiere, fa una professione. Cioè il giornalista non è una controparte. Perché a me è successo, e lo ricordavo prima a Pino Florio, quando si cominciò a parlare del Crescent, e noi come Corriere del Mezzogiorno pubblicavamo il rendering, creando malumori diffusi, ci fu il giorno dopo una telefonata del mio editore, l'ingegnere Giorgio Fiore, che mi chiese a bruciapelo: ma tu che hai fatto? Hai firmato contro il Crescent, hai firmato la petizione contro il Crescent, ma ti rendi conto che cosa tu non puoi fare una cosa del genere? E io gli spiegai che era assolutamente falsa una cosa del genere, che io non mi sarei mai sognato di prendere una posizione pubblica su una cosa del genere. E nell'occasione, consigliato da uno dei peruchiani, mi disse: scusa, ma meglio che tu chiarisci questa cosa una volta e per sempre con il sindaco, perché è bene che lo sappia che tu non fai parte del gruppo che si stava costituendo No Crescent. E io volevo incontrare, io andai a incontrare il sindaco, ricordo al Molo del Montestello, lui faceva un'iniziativa con i residenti, probabilmente eravamo sotto le elezioni, e all'uscita mi avvicinai e gli dissi soltanto: sindaco, io volevo ricordarle che io non sono un suo nemico, sono un giornalista. E lui: sono un giornalista, basta. E lui annuì, mi diede anche la mano, però non aveva un atteggiamento abbastanza strano per uno come lui, cioè mi ascoltò e poi scappò via senza dire nulla. E da allora le questioni di incontro non ci sono più state. Ecco, io credo che dovremmo uscire fuori da questo equivoco, che a Salerno i giornalisti fanno i giornalisti, non fanno né i politici né la propaganda, non sono né contro né a favore. Io sono il primo a scrivere bene di De Luna se fa qualcosa che merita di essere apprezzato e riportato con encomio, ma sono il primo a scriverne male se fa delle cose non fatte bene. Grazie. Grazie. Intanto vorrei fare i complimenti ai colleghi per la profondità delle loro osservazioni, interventi strepitosi, avete centrato secondo me tutti i problemi. Mi intriga un po' il discorso sugli addetti stampa, vorrei però prima dire qualcosa anch'io sulle scuole di giornalismo, che ho sempre ritenuto dannose. Un paio di mesi fa è venuto a trovarmi a Trieste il presidente nazionale Verna, e così gli disse: ah, sai, una cosa bellissima stiamo facendo, in maniera che da quando faremo questa riforma in poi si possa diventare giornalisti soltanto se si sono frequentate le scuole di giornalismo. Pensa che cosa sta studiando l'ordine, cioè una cosa che ucciderà quello che resta. Sì, ora ovviamente si diventa giornalisti facendolo, facendo sul campo, provando quello che hai detto tu, cioè così che si impara, no? Si impara poco a poco nel corso degli anni, non è come la gente pensa che basta che uno dà una notizia e giornalista, cioè è un lavoro molto professionale. Noi sappiamo che pesare una notizia, intanto già capirla è già una cosa professionale che richiede addestramento, poi
saperla pesare, saperla scrivere e dare all'interno di un articolo il giusto spazio a ogni cosa, insomma, non è esattamente una cosa che si può improvvisare. Queste scuole di giornalismo hanno prodotto poi che cosa? Che prevalentemente le illusioni di centinaia di giovani, me ne sono arrivati tanti quando ero a Repubblica, sono stato capo di Repubblica in Sicilia per tanti anni, arrivavano e io, ma che cosa vuoi fare? Ma io vorrei fare il corrispondente da Gerusalemme. Già capisci che sono fuori da ogni cosa, no? E poi anche un discorso un po' più delicato di quelli che appunto arrivavano con la domanda: ma quanto mi pagate? E io ho sempre risposto: no, tu devi pagare a me se io ti insegno il mestiere, perché no? Cioè, a me, uno che non sa fare niente mi arriva come stagista, significa che io devo indirizzare risorse del giornale a formarlo, a farlo diventare giornalista, e quindi direi che i giovani, invece di iscriversi alle scuole di giornalismo, che sostanzialmente servono soltanto a pagare gli stipendi dei professori, che sono vecchi arnesi spesso del giornalismo, che diciamo trovano così una collocazione, e serve solo a quello la scuola di giornalismo. Allora dovrebbero veramente, si dovrebbe inventare un qualcosa di diverso, cioè si dovrebbe inventare se i giornali forse in futuro decideranno finalmente di modernizzarsi, di diventare qualcos'altro, di diventare anche formatori, diventare anche, no, allargare il ventaglio delle possibilità di una casa editrice per diventare anche formazione, ecco, forse appunto in futuro avremo giornalisti più formati, ragazzi meno illusi. Allora, gli addetti stampa è veramente una questione spinosa, perché è vero quello che diceva Gaetano, che ha fatto un discorso molto coerente, molto bello, cioè cosa dovrebbe essere l'addetto stampa? Dovrebbe essere quello che aiuta il giornalista ad avere le informazioni. Accade una cosa e allora l'addetto stampa dovrebbe essere il facilitatore, quello che appunto ci dà le cifre, che ci dice bene i particolari di quella. Purtroppo questa cosa qui c'è stata da pochissimo tempo. All'inizio erano questi gli addetti stampa. Mi ricordo, io all'inizio della carriera mi occupavo di energia. Certo, ho imparato tante cose dagli addetti stampa, dell'ENI, della ESSO, mi hanno spiegato, sono diventato un giornalista petrolifero imparando da loro. Poi non è stato più così. Perché? Perché da un lato, come dicevamo, si sono ristrette le redazioni, quindi i giornalisti sempre meno. Dall'altro si è creato un esercito agguerritissimo di addetti stampa che ci bombardano ogni giorno di comunicati, di notizie che ci dicono tutte, e sono diventati i nostri veri avversari. Non fanno parte, sono d'accordo, posto che esiste una categoria di operatori dell'informazione, ci sono i giornalisti e poi ci sono gli addetti stampa, e purtroppo ormai è così. Diciamo servono più a omettere che a dare le notizie, a nasconderle piuttosto che a dare. È un problema enorme per i giornalisti, e quindi in generale per la democrazia, il fatto che il giornalista non ha più il tempo di verificare le notizie. Siamo talmente pochi nelle redazioni che dobbiamo fidarci dei comunicati degli uffici stampa. Spesso nelle redazioni si fa un copy and call del comunicato stampa, si mette la notizia a breve, si cerca di indirizzare le risorse verso le cose più... Compresi gli errori, e chi ha il tempo di verificare nulla. Ma come ci ha raccontato 3 anni fa qui un collega di Repubblica che è venuto ospite della città, Francesco Viviano, che aveva fatto delle cose sugli immigrati, e lui ci diceva, abbiamo fatto un incontro alla Feltrinelli, adesso se lui si occupava di immigrati, di barconi, di cose, diceva va bene, ci arriva persino la marina militare, ci manda tutto, ci manda pure il filmato del salvataggio,
Lui diceva, ma io che ne so di quello che è accaduto 10 minuti prima di quel filmato, di quello che è accaduto 10 minuti dopo la fine del filmato? Non lo sapremo mai. Quindi, ed è una cosa che oggettivamente non possiamo controllare, ma ancora peggio, siamo arrivati nel caso di Ara, se vi ricordate, ai carabinieri che hanno fatto un finto filmato del furgone dell'assassino per darlo ai giornali. Cioè avevano ricostruito la cosa, era sicuro che era accaduta, ma loro non avevano il filmato e allora hanno creato un finto filmato con la scritta carabinieri che è andato, ecco, era una fake news fatta da ufficista, ma non dall'ufficio stampa dell'onorevole del parlamentare, no, dall'ufficio stampa dei carabinieri. È broadcasting questo, produzione, questo è proprio broadcasting, cioè ma film. Questo è chiaro. Quindi ecco, siamo in questa situazione drammatica dal punto di vista degli addetti stampa e ecco tutta l'insofferenza di Gabriele giustamente. Ma io sto per 20 anni sì, 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 ma all'inizio era così, funzionava. Ovviamente la vicenda della città, il doppio cortocircuito della politica e della distribuzione dei giornali, cioè di De Luca che praticamente occupa la destra e impedisce che ci sia una sinistra, perché lui di sinistra, è sinistra e di sinistra e di destra, quindi chi può fare l'opposizione? Non esiste, non ci può essere l'opposizione. Contemporaneamente quell'altro di canto è in grado di ricattare qualunque giornale perché determina, ne determina la diffusione, ecco, questo imporrebbe una presenza costante, continua, di sindacato e di giornalisti a Salerno. Giulietti, che oggi tra l'altro è pure a Trieste per fare la passerella, qua dovrebbe essere con la tenda piantata dalla mattina alla sera e siamo tutti un po' colpevoli perché tutti i giornalisti abbiamo forse sottovalutato la drammaticità di questo problema che non riguarda soltanto Scapatici o Gigione o Pecoraro o Clay, cioè riguarda tutti i giornalisti italiani, cioè, tutti i giornalisti italiani, perché questo modello, se passa questa cosa qui, sì, è un precedente, capisco che in 30 anni, 20 anni di capitalismo liberista ormai diciamo siamo arrivati a una totale assenza di intervento dello Stato in cose così importanti per la democrazia. Certo, per diffondere un giornale ci sarebbe giusto che lo diffondessero nelle edicole le camionette dei carabinieri, non di canto. Se di canto non lo vuole distribuire, dovrebbe essere lo Stato, quello che ha detto Cazzano, è giustissimo. Cioè, lo Stato deve finanziare perché è garanzia di altrimenti perché abbiamo la democrazia, è garanzia di pluralismo dell'informazione, va garantita. Quindi ecco, non so se ho risposto alla domanda, certo, quella su Salerno no, perché manco da 3 anni e non conosco bene le ultime cose. Comunque vi ringrazio. Su questa questione degli addetti stampa che non riguarda il Benedetti e poi ritorniamo su una domanda che vi era stata fatta. Gaetano. Condivido l'impostazione del direttore, assolutamente, credo che questo sia un limite di molti colleghi, di interpretare male questo ruolo. Poi credo che, come sempre, molto dipenda anche dalla deontologia, e dall'amore che ognuno di noi ha per questo straordinario lavoro. Ecco, io ho maturato questa esperienza, ho iniziato con le TV, con i giornali, ho finito facendo l'addetto stampa, ogni tanto mia moglie, gli amici mi dicono, ma caspita, da tanti anni alla presenza del Consiglio, hai conosciuto Tizio, hai conosciuto Caio, ma perché oggi non pensi di avviare un'esperienza, una redazione? L'attività nostra ha in sé una serie di link, di relazioni che poi potrebbero aiutarti. Io credo che, lo dico sempre, che per l'esperienza che ho maturato nella politica e nella comunicazione politica ed istituzionale, credo che per un fatto ecco, deontologico, credo che mai possa tornare ecco, a fare l'attività di redazione in un giornale.
perché il rischio sarebbe quello di essere condizionato dalla lettura istituzionale o politica, e soprattutto che chi dall'altra parte, chiunque dall'altra parte potrebbe avere il sospetto, ecco, che la lettura potesse essere condizionata dall'esperienza istituzionale e politica. Quindi credo che molto dipenda dalla deontologia di ognuno di noi per difendere questo mestiere, in questo caso per difendere quello dell'addetto stampa, che ha, ripeto, però un ruolo fondamentale. Guarda, io in questi giorni sto combattendo con uno degli uffici che seguo, quello per la commissione anticamorra e beni confiscati, per tentare di invadere, sì, le redazioni con il rischio del nuovo decreto sicurezza. Se ne è scritto ancora poco, ecco, faccio questo esempio. Quello che ha detto stampa oggi è sollecitare, perché diceva giustamente il direttore, sulle redazioni, operai di lavoro, prese da mille cose, sempre meno persone, capita che non si ha il tempo di concentrarsi con la dovuta attenzione sotto i temi, ma non per volontà, proprio perché il tempo purtroppo non lo consente. In queste ore in campagna si discute troppo poco. Il nuovo decreto sicurezza di questo governo, ad esempio, prevede che sui beni confiscati si proceda alla vendita a privati, che è una follia della regione Campania. Significa restituire questi beni al circuito della criminalità organizzata. Ci ha provato il procuratore nazionale Cafiero De Raho a sollevare questo allarme. Noi stiamo preoccupando con l'ufficio, con la commissione, di trovare dati, circostanze, fatti per chiedere alle redazioni: guardate, ma solleviamo questo tema, capita solo sempre. Ecco, credo in questa, tra virgolette, missione degli addetti stampa, con tutte le critiche, le preoccupazioni di San Gabriele che il direttore hanno espresso, appunto dipende dall'amore che abbiamo per questo lavoro, dalla professionalità e dalla deontologia. Una battuta flash: chi ci ha preceduto ci chiedeva cosa si può fare. Ecco, io credo che ognuno di noi debba dare il massimo nel suo settore. Io credo che una delle battaglie da fare per riunire le forze sia quella di pretendere un intervento pubblico in questo settore. I diritti costituzionali, quelli fondamentali, si tutelano con un intervento e con l'organizzazione dello Stato. Questo potrebbe aiutare tantissimo i giornali. Ognuno di noi nel proprio settore deve dare un contributo. L'esperienza con il studio regione, ho fatto di tutto perché si approvasse la legge 150. Noi abbiamo il precariato e il lavoro a nero delle istituzioni. Io credo che metà dei comuni campani abbia un collega che segue le vicende del sindaco lavorando a nero, ed è una roba assolutamente inconcepibile. Una buona metà abbia dei giornalisti nascosti in ruoli diversi, o peggio ancora pagati con la scusa della consulenza della società partecipata. Ecco, credo che sia anche una battaglia di costume che vada fatta sulle scuole di giornalismo. E chiudo, condivido le preoccupazioni. Credo che il giornalista debba vivere la società, la comunità. Noi abbiamo fatto, non ricordo solo la lezione di Mario, che qui, che è stato una grande guida con Aldo. Ricordo la prima intervista a Pierluigi Vigna, avevo 19 anni, fu una emozione prepararla. Ricordo i primi giri per la città per sentire le persone. Ricordo un programma televisivo che andiamo, dove fummo costretto ad interrompere perché chiamavamo un parlamentare, facevamo queste telefonate senza filtro sui fatti della giornata. Questo parlamentare, li chiamavamo, non aveva capito che era in diretta, oppure glielo dicevamo più di una volta, era convinto di parlare con noi perché avevamo avviato questo programma senza filtro. Chiedevamo il suo coinvolgimento in una inchiesta, e questo parlamentare, rispondendoci al telefono, cominciò ad apostrofare il magistrato, che lo aveva in maniera indegna, il nome, e quindi fummo costretti ad interrompere questa esperienza. Ecco, credo che questo sia un straordinario lavoro che vada fatto sul campo. Grazie. Per rispondere alla considerazione fatta in precedenza sulla forza di essere ancora presenti nella protesta, effettivamente, come è stato detto, si perda anche per chi vuole sostenere lo spirito e sostenere questa difesa. Margherita, perché...
ma in realtà due temi entrambi ha risposto meglio di me il direttore D'Antona, in realtà non ho ragione, però aggiungo qualche altra cosa. Al di là della protesta che stiamo cercando di portare avanti, di tenere alta, il problema che poneva era quello di fare un'altra cosa, un prodotto, e la risposta è implicita in quello che si diceva prima, nel momento in cui c'è un cortocircuito di editore, distributore, gestore, diciamo così, delle edicole o comunque contraltare degli edicolanti, pensare di mettere in piedi un qualcosa di alternativo e ovviamente antagonista dati i rapporti sarebbe in questo momento un suicidio, e sarebbe anche consegnarsi con questo suicidio completamente a chi, diciamo, ha commesso questo tentativo invece di omicidio. Questo non significa, per come la vedo io, che a questo debba rinunciarsi per sempre. Significa però forse aspettare che in questo paese qualcuno decida di far rispettare le regole che ci sono, perché le regole comunque ci sono, e ci sono più autorità preposte a farle rispettare, a cominciare da quella che deve tutelare la libera concorrenza, a andare avanti, potremmo citare diverse, penso che tutte possiate immaginarle, perché se poi si scaricano sullo Stato i costi di una cassa integrazione perché si è deciso che i giornalisti non ti piacciono e ne vuoi altri, forse c'è qualche profilo che qualcuno dovrebbe approfondire. Allora, io capisco che le procedure hanno i loro tempi, hanno i loro tempi anche le procedure dell'AGCOM, che peraltro sappiamo che ha avviato e sta chiudendo, anzi ha chiuso la procedura rispettiva. A questo punto aspettiamo di capire cosa succede, perché se il contesto cambia, se dei colpi iniziano a essere battuti, allora certi ragionamenti che adesso sarebbero un suicidio potrebbero anche essere fatti in un secondo momento con maggiori possibilità di risultato. Poi Margaret poneva un problema che era molto più ampio, ed è un problema che riguarda non soltanto situazioni appunto di cortocircuito come quella della città, ma anche situazioni apparentemente serene in tutto il paese dove si continua a lavorare, diciamo, normalmente. E però capita quello che diceva lei, cioè la sanità si fa con la telefonata, si fa col comunicato stampa, ma dico la sanità perché mi faceva riferimento, vale per tutti i settori. Allora, mi ricorda sicuramente bene, noi ci siamo conosciute, Margaret, erano 15 anni fa. All'epoca io mi occupavo di sanità, sai perfettamente che io venivo in ospedale, ma non solo io, anche i colleghi che per altre testate seguivano il settore. Noi venivamo in ospedale tutte le mattine, passavamo le nostre mattinate tra pronto soccorso, obitorio, reparti, sindacati. Quando si era fatto tardi si andava in redazione, cioè si faceva un lavoro che si faceva sul campo. Ora non è che noi che lo facevamo allora eravamo bravi e chi lo fa adesso non lo è, il problema è che sono cambiate le condizioni. Come lo spiegava anche il dottore prima, cioè il problema è che negli ultimi anni c'è stata una corsa al ribasso, cioè una corsa a tagliare i costi, ma talmente tanto, che ha finito per alimentare la crisi dell'editoria. Nel senso, guardate, c'è uno degli ultimi rapporti dell'AGCOM che dice che i giornalisti si sentono stressati, vessati e costretti a fare sempre di più, guadagnando sempre di meno, ma soprattutto costretti a fare sempre più quantità, il che significa sempre meno qualità. Perché se gli editori hanno pensato di risolvere il problema della crisi semplicemente tagliando e sforbiciando a più non posso, questo ha significato che nelle redazioni si è sempre di meno, che i giornalisti sono sempre di meno, che si fa sempre più una catena di montaggio invece che un approfondimento. Io credo che in questa maniera il giornalismo si stia avvitando, perché più si fa peggio, più si perde quell'autorevolezza a cui faceva riferimento il direttore prima, e più non cambia molto tra il giornale e il primo che si sveglia la mattina e posta qualcosa su Facebook. Allora, se non si riesce a fare questo scarto, cioè di tornare a fare, non perché non lo faccia nessuno, per carità, ci mancherebbe, ma di tornare a fare di più, un po' tutti quelli che fanno questo mestiere, di avere la possibilità, il tempo di approfondire, di fare veramente il giornalista, poi io credo che il destino sia segnato, cioè si andrà sempre peggio, perché se noi non abbiamo un qualcosa in più da dare a chi ci legge, se non diamo un motivo per cui qualcuno deve andare all'edicola a comprare il giornale invece di semplicemente consultare il social, siamo perdenti. E questo credo sia il tema centrale, al di là appunto dei casi limite come quello della città, perché quella è un'altra storia, altri profili.
però c'è un problema più generale che credo sia molto grave. Grazie a tutti voi che siete intervenuti. Prima di chiudere mi correva l'obbligo di innanzitutto ringraziare i compagni di viaggio di questa lunga avventura che è durata da gennaio ad oggi, per cui ringrazio Lella Di Leo d'Italia Nostra, ringrazio Luciana Libero e ringrazio Federico Mata, che sono stati veramente degli splendidi compagni di viaggio. La nostra idea era quella di creare le condizioni per un progetto culturale e anche l'idea alternativa a quello che esiste in questa città. Speriamo invece che questo nostro impegno abbia prodotto dei contenuti all'altezza. Sicuramente gli ospiti che sono venuti in questi 7 incontri sono stati tutti quanti ospiti all'altezza. Ne ricordo un paio perché ne sono stati 45, per cui ricordare tutti e 45 diventa un elenco infinito, però ricordo Tommaso Montanari, ricordo Aldo Masullo, ricordo il professore Cacciatore, ricordo tutte le personalità del porto che sono venute a trovarci, Cantino, il professore Cantino, veramente sono una quarantina di persone, devo dire, di illustri personaggi, e compresi gli ultimi oggi che siete venuti voi, che hanno veramente riempito di orgoglio, perché portare in questa città un ragionamento pacato e culturalmente di qualità non è facile, visto che si preferisce molto spesso l'approssimazione e si preferisce un racconto determinato. Noi abbiamo provato a fare un racconto diverso, abbiamo provato a dire ai salernitani che ci resta ancora qualche cosa.